Buonasera, benvenuti. Siamo in diretta su Radio Siena TV per aprire questa domenica, ovviamente dedicata allo sport, domenica sportsera, aspettando ovviamente Alessandro Lorenzini. Parliamo un attimo di dilettanti, quello che ci piace tanto fare, parlare di calcio, e lo facciamo insieme a due ospiti straordinari stasera. Il primo ce l'abbiamo già in collegamento, parleremo di prima categoria, un girone F di cui abbiamo parlato tante volte, è entrato davvero nel vivo sia in cima alla classifica sia in fondo, insomma ne parleremo ovviamente con un super ospite, Mirko Carli del San Miniato. Mirko, mi senti? Sì, ti sento, buonasera, buonasera a tutti. Che bello sentirti Mirko, sono contentissimo, insomma abbiamo al telefono una leggenda del calcio, forse sei il calcio senese, sei te proprio personificato. No, dai, ce ne sono tanti. Non so se sei davanti al televisore, però abbiamo anche una tua foto qui, premiato un paio di anni fa, mi ricordo, con il Ballon d'Oro Sport Siena, insomma, non male, dai. Sì, sono davanti alla televisione, mi rivedo, sì, mi sembra 2 anni e mezzo fa, dai. E dopo la vittoria con il campionato con il San Quirico, e fu proprio un premio che divise con tutta la squadra. Oggi ha fatto un buon pareggio, quindi sta andando bene, no? So che te le segui, no? Le tue ex squadre. Sì, certo, sto seguendo, tra l'altro sento anche i miei ex compagni, diciamo, volta a volta, e gli ho fatto complimenti la scorsa settimana perché venivano da vittoria 3-1 fuori. Oggi ho visto, hanno pareggiato 1-1 in casa, comunque stanno facendo campionato veramente importante. Eh sì, è vero. E se lo meritano veramente. Se lo merita, te lo sai bene, insomma, hai vinto qualcosa di importante lì. Tra l'altro dopo avremo Mister Pezzatini, ne parleremo di questo campionato. Attenzione, sapirò che se non sbaglio domenica scorsa si era affacciato nelle zone addirittura di playoff, quindi attenzione, insomma, un grande San Quirino in rimonta. Parlando invece di prima categoria, perché poi insomma hai girato tantissime squadre, lo sappiamo tutte, sempre tutte lontane, poi ti sei avvicinato. Quant'è questo? Sono nel secondo anno a San Miniato? Sì, ho sposato il progetto San Miniato lo scorso anno in seconda categoria, e perché comunque sì, avevo un po' la necessità di avvicinarmi a casa, ma soprattutto mi hanno dato anche la possibilità di poter collaborare con il settore giovanile allenando insieme a un altro allenatore l'anni 2009, quindi per me è una bella esperienza perché conosco abbastanza bene l'attività agonistica, quindi le prime squadre, anche gli juniores, ma sull'attività non agonistica fino ai 12 anni non avevo proprio esperienza, e questo devo dire che mi è servito anche per crescere da questo punto di vista. E anche quest'anno proseguo la collaborazione giocando in prima squadra, ma essendo a supporto anche per gli anni 2009-2010. Era l'unico tassello del calcio, forse ti mancava, ora hai coperto anche quello. Giustamente da giocatore esperto hai guardato anche avanti, no? Sei già avanti nei progetti, quindi. Sì, considera che tutti gli anni dico d'estate, questo è l'ultimo anno, questo è l'ultimo anno, questo è l'ultimo anno, però ormai ci crede più nessuno, perché allora a maggio ne faccio 42, ma la voglia ancora tanta di giocare, c'ho l'entusiasmo, quindi quando c'è queste cose via è difficile poi dover smettere di fare il giocatore. Capisco. Però l'attività non agonista nella scuola calcio è una cosa che mi ha sempre incuriosito, e insomma sto facendo un'esperienza importante con una società importante. Sì, davvero, perché poi parlando del girone stiamo vedendo i risultati. Oggi è stata una giornata carica di emozioni, no? Perché insomma c'erano dei risultati, dei match importanti, e ha visto il tuo San Miniato ritornare a vincere, e non era banale dopo un campionato difficile, insomma, e molto molto equilibrato, così come il Ponte d'Alba. Insomma, avete dato una buona sterzata oggi. Sì, allora, dico la verità, ho visto i risultati 5 minuti fa sul telefonino. Uh-huh. E sì, per noi è stata una vittoria fondamentale, era 3 mesi che non si vinceva, e quindi insomma i 3 punti fanno la differenza nel campionato, perché solamente con i pareggi muovi la classifica, ma non dai poi lo strappo necessario per poter risalire. E noi veniamo da alcune partite giocate bene, e abbiamo dato una certa continuità, però la vittoria ci mancava, e oggi è stata effettivamente molto molto importante vincere. Però allo stesso tempo le altre squadre che sono lì con noi hanno mosso la classifica, perché c'è stata la vittoria del Ponte d'Arbia, che
veramente importante, una squadra quadrata. Noi ci abbiamo giocato a dicembre, però sì, veramente complimenti al mister, complimenti a tutti i giocatori. Sì. Poi anche le altre squadre comunque stanno muovendo la classifica, quindi sotto è tutto da decidere ancora. Perché poi è un campionato buono, no? Perché ora non so se neanche l'avevi mai fatta la prima categoria, insomma, però è un campionato di buon livello, soprattutto le prime due sono partite, ma poi campionato talmente equilibrato che è pericoloso, no? Se non si va a vincere, come dicevi te, da tanto tempo. Sì, allora, per in premessa l'Albinia sta facendo un campionato a parte, perché con 60 punti dopo 22 giornate... Impressionante. Cioè, sì, è impressionante veramente. Ha una squadra di alti livelli di giocatori, insomma ne hanno un sacco, perché hanno fatto tanti campionati sia in promozione che in eccellenza. E sotto il campionato praticamente si è spaccato in tre fasce, la fascia dei playoff dal Pienza fino ci farei rientrare anche Argentario, Aurora Pigliano e Fonte, sì, Verde, e poi diciamo la parte sotto da 25 punti fino a Sorano, ma anche il Gracciano stesso, è tutto un po' tutto da decidere. Sì. Ovviamente preferirei avere 31 punti che 24, però sì, tutto ancora comunque tutto da decidere, c'è 8 partite. Voglia, no, i punti in palio sono tanti. Sì, sono quelli poi più importanti sempre, no? Si dice sempre da febbraio in poi su quelli che contano, però è un campionato molto difficile, perché non c'è quel netto di a volte, soprattutto nei campionati di prima categoria, a parte l'Albinia, ma insomma 2 o 3 che partivano e 2 o 3 in fondo, insomma un pochino più distaccate. Invece fino dall'ottavo posto in poi veramente tutte in un punto, 2 punti, quindi vincere come avete fatto oggi il Chianciano penso sia stato determinante, non un campionato un po' nato male purtroppo per voi, devo dire la verità, un po' sfortunati, poi insomma nel calcio la sfortuna si sa. Sì, allora io sono abituato molto a ragionare con i numeri, quindi se abbiamo 24 punti molto probabilmente ci abbiamo messo del nostro, e questo è solamente un prendere uscita della situazione, perché con i sì e con i ma diventa poi difficile anche tirare le somme su un campionato. Se siamo lì molto probabilmente è che dobbiamo essere lì. E la cosa importante, come ho sempre detto nello spogliatoio, bisogna guardare partita dopo partita e cercare di vincere più scontri diretti possibili, perché quello può fare veramente la differenza. Poi ora, però attenzione, cioè non vorrei, guardando la classifica uno pensa che il Gracciano e il Sorano siano tagliati fuori, ma non è assolutamente così, perché con due vittorie li sono lì a verissimo a qualche punto, quindi attenzione. E attenzione male al calendario, io non voglio fare il maligno, no? Però è pericolosissimo sempre quando siamo nel Grosseto, si dice senese grossetano, ma insomma sono più che altro grossetane, no? Quindi le ultime partite poi non dico si accomodano, però bisogna stare attenti, no? Perché tra di loro magari qualche favore se lo fanno. Ma senti, io la guardo sempre da un punto di vista sportivo, e quindi ti dico, quando vado in campo, anche se fosse l'ultima giornata, non ci vado mai per perdere, vado comunque sempre per fare risultati, e quindi spero che ognuna di queste 16 squadre fino alla fine lottino senza fare piaceri ad altre. Lo sport è bello per questo, Infatti poi l'ultima cosa prima di disturbarti, ovviamente ti volevo chiedere di domenica, così ti volevo chiedere, l'hai detto te prima, no, del San Miniato, che ho beccato la partita in cui siete tornati alla vittoria, per parlare un po' appunto con te, ma del San Miniato, perché è anche, l'hai già spiegato, no, una cosa importante, il settore giovanile, insomma tutto quello che il San Miniato sta facendo, da veramente bambini piccolissimi alla prima squadra, è un ambiente davvero importante, è diventato a Siena, non per questo infatti te l'hai sposato subito e sono arrivati grandissimi giocatori con te, quindi è un ambiente davvero importante da sottolineare, mi faceva piacere questo. Sì, tutto vero, io lo scorso anno a luglio nel 2018, quando ho avuto la possibilità di parlare sia con il direttore Neri sia con l'altro direttore sportivo del settore giovanile Gasperini, ho apprezzato subito la chiarezza degli obiettivi. Da un punto di vista di settore giovanile è stato preso, diciamo, se non ricordo male, la società all'elite, quindi da questo punto di vista un riconoscimento anche importante da parte della federazione. Certo. E per quanto riguarda la prima squadra c'era tutta la volontà di provare a salire qualche categoria, e quindi credo che quando ci sono questi obiettivi qui
per un giocatore è più semplice. E poi tutto il resto, una volta visto anche un mio occhio, comunque anche le strutture, c'è una buona organizzazione, si può sempre fare meglio, però devo dire che la strada è quella giusta, ecco. Eh sì, perché poi insomma di calcio te che te ne intendi, so che giocatori del settore giovanile sono andati in squadre professionistiche, quindi insomma non male davvero. Poi gli impianti, dicevi te, sintetico, altri campetti in sintetico, un altro più grande, un bar rifatto, insomma San Miniato, essendo sì centrale per Siena, cioè sta facendo bene. Infatti giocatori come te, Bellandi, Rustici, insomma Massacci, insomma giocatori straordinari stanno un po' sposando questo grande progetto. Sì, tutto vero, tutto vero. E devo dire che la cosa che non che mi ha sorpreso, però che mi fa più piacere, è che la gente viene lì con l'obiettivo proprio di fare bene, perché crede nelle chance della società per poter salire addirittura. Sì. C'è da fare ancora tanto, però le idee secondo me sono chiare, e questo con i tempi che corre oggi nel calcio no, non è poco, ecco. Devo fare un applauso alla società e alla dirigenza, perché comunque ha le idee chiare sia per quanto riguarda il settore giovanile, ma soprattutto anche per la prima squadra. L'ultimissima, e ti lascio andare perché sennò poi a casa ti brontolano, quindi poi brontolano anche me, non voglio essere brontolato, vero? Quindi ti lascio subito. Ti dico, ora arriverà Pezzatini al telefono, in promozione, un campionato che conosci, l'ha giocato, l'ha giocato, quindi lo sai, che Antigiana Mazzola se la stanno lottando, che dici? Sì, sto seguendo anche il campionato di promozione, perché come oltre al San Quirio ha detto te prima, comunque ho anche degli amici sia nella mia Antigiana, ma anche persone che conosco molto bene, degli amici anche nella Val d'Albia, quindi lo sto proprio vivendo anche in prima persona, guardando i risultati, e devo dire che sono veramente due belle squadre. I giocatori sono giocatori importanti, e conosco anche gli allenatori di cui ho stima, quindi a questo punto il tifo non lo faccio per nessuno, però spero che vinca una dei due, perché so che c'è anche il Firenze Ovest che è lì in classifica, Pontassieve, quindi spero che vinca una delle due senesi, e magari l'altra possa andare sopra con i playoff. Sarebbe perfetto, direi. Grazie Mirko, ti saluto, ti lascio di domenica, ti lascio a mangiare, va bene Mirko? Va bene, grazie. Buona serata a tutti. Grazie Mirko, un saluto. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao. Grandissimo, grandissimo, grandissimo Mirko Calli, giocatore del San Miniato, insomma lo conosciamo tutti, insomma ex San Quirico, Asta Taverne, come ci ha detto Foiano, insomma Montalcino, insomma davvero una leggenda nel calcio senese, ha sposato questo progetto San Miniato. Sono stato contento di poterne parlare in diretta questa domenica dopo una buona vittoria. E ora tuffiamoci a parlare invece del campionato di promozione, ne abbiamo già accennato un po' con Mirko Carli, lo facciamo insieme a mister Yuri Pezzatini, insomma era qualche mese che aspettavo di richiamarlo, ora mancano sempre meno giornate, ho detto lo sentiamo per vedere di cosa ne pensa di questa grande vittoria oggi, insomma di questo campionato entusiasmante. Ma quando c'è la firma di Pezzatini sicuramente c'è un campionato entusiasmante, vero Yuri, mi senti? Sì, ciao Giova, buonasera. Ho detto bene, benissimo. Ho detto male? No, ti volevo chiedere, ma mi chiami oggi per farmi complimenti per la 300ª panchina? Non lo sapevo. Quanti siamo? 300, come Leonida e gli Spartani, non so se dire. No, ma bellissimo, allora devo dedicarti anche un grande post, ora grazie di avermi dato in diretta la notizia, insomma festeggiamo alla grande, dai. Sì, oggi diciamo che dopo 4 pareggi consecutivi siamo tornati alla vittoria e ci siamo tornati soffrendo da Mazzola Val d'Arbia, ma in modo positivo. Eh sì, perché poi per queste 300 partite, panchine ci credo, perché davvero negli ultimi anni quante ne avete giocate? Stai giocando anche quest'anno tra Coppa, Campionato, l'anno passato, di tutte, quante ne avete fatte? Sì, play-off. Ci metti dentro ogni cosa, insomma. E... ci credo, sei arrivato a 300 negli ultimi 2 anni, davvero. sì, no, sono quasi a 100 col Mazzola Val d'Arbia, quindi te l'ho detto, mamma mia, davvero impressionante. E ancora non è finito questo campionato, un campionato di cui abbiamo parlato insomma, spesso, perché vedere due senesi e se la lottano, anzi ora direi 3 senesi, perché il San Quirico si è rifatto sotto in maniera ottima, quindi insomma non si vede sempre, no, in promozione lottarsela così tra senesi. Allora, intanto volevo
far chiarezza un attimino su quello che è questo campionato qui, perché ancora non sempre viene percepito dagli addetti ai lavori. Questo è un campionato difficilissimo, questo è un campionato dove andare a prendere punti in trasferta è tremendo, insomma. San Quirico è una piazza incredibile, è un grande pubblico, presidente Mangiavacchi, una società organizzata e un ottimo mister e un'ottima squadra, quindi non mi sorprende il San Quirico nelle zone nobili della classifica. Essendo partito però male, poi gli avete dato anche un redditi voi, oggi migliore in campo, so. Sì, ma magari è partito male perché ha avuto la vicenda Santini, mister, che tra l'altro saluto. Certo, l'ha destabilizzati magari, certo, all'inizio. Sì, sì, son partiti, poi dovevano trovare la loro dimensione in questa categoria, però con mister Testini la via è stata facile. E oggi risultati, insomma, importanti, perché ci sono stati diversi pareggi, buona per l'asta e... sono stati ospiti al Mondo Dilettanti mercoledì, insomma siamo stati contenti di aver portato fortuna a De Patre, diceva non segnava, 3 punti oggi, quindi bene anche per l'asta, dai. Sì, sì, bene, anche l'asta è una squadra dove col ritorno di De Patre e gli acquisti di gennaio è una squadra che può dire la sua benissimo e può giocare da protagonista a questo campionato. Ma come vedi oggi il Cortona era partita per vincere il campionato, si trova nelle zone di bassi fondi, ha cambiato l'allenatore. Non è stata una passeggiata, direi. Passeggiata non è mai. Però grande gol di Guerrera, sono contento, insomma è stato un gol pesantissimo per lui. Sì, Gigi è il nostro capitano, gli avevo chiesto una prova di spessore a lui e a Bandini, Fabbrini, quelli che sono... quelli più vecchi, diciamo, tra virgolette, perché si parla di Bandini 94 e Guerrera 87, insomma, i miei vecchi sono questi. Non sembra, non sembrano così vecchi, in effetti. L'età media nostra è 23 anni e poi magari ci si stupisce se non si riesce nelle partite ad avere un trend che sia sempre positivo, insomma. Però noi siamo questi. Vabbè, ma più positivo di questo, dai, come si fa davvero a fare campionati 3 di fila a questi livelli? Cioè, non si può dire niente, no? Vedendo questa meravigliosa classifica. Ma io onestamente si può sempre far meglio, per esempio i ragazzi lo sanno, abbiamo toppato la semifinale di Coppa Toscana, era una prova che da non toppare, però la partita secca è così. Sì. E noi abbiamo già giocato 28 partite in questo campionato qui. Io onestamente ragazzi le vedo sempre carichi, in grande forma, una squadra seria che si allena bene, questo qui. Sì, infatti, perché se i risultati di certo non vengono a caso, con insomma un ruolino di marcia però non soddisfacente, direi eccezionale, perché insomma i tuoi obiettivi anche di inizio anno, però non è mai facile poi trovarsi lì, insomma, come si dice, non ci avresti messo la firma per stare lì a giocartela le ultime 7 partite? Ma si scherza per davvero, ma io sono cosciente di quello che stiamo facendo e sono molto soddisfatto di quello fatto fino adesso. È chiaro che te la giochi con delle squadre che sono attrezzate come te per il salto di categoria. Quindi non è facile, però siamo lì a 3 punti, 7 partite sono tantissime, può succedere di tutto, bisogna essere bravi a non sbagliare niente, o il meno possibile. È vero, perché poi insomma, ora sono venuto a vedere un po' di tuoi allenamenti, sono venuto nel corso degli anni, però non ho capito mai quel tassello lì della miglior difesa. Come fai? Cioè, ma c'è qualcosa da studiare, da poter brevettare? Perché davvero cambiano le difese, che poi insomma hai perso un pezzo, non da 90, da 100 dietro, no? Che è andato in pensione, e invece sei sempre la miglior difesa, come fai? Se ci sente ci massacra. No, quel pezzo da 90 in questo momento l'allena lui la difesa, la fase difensiva mi dà una mano ad allenarla lui, sui concetti che io do alla squadra all'inizio dell'anno. Noi siamo una squadra che difende con 11 giocatori.
Non possiamo prescindere da giocare o 10-9 giocatori sotto la linea della palla. Insomma, mi ricorda l'Inter di Eto'o, quella lì che vinse la Champions, davvero tutti dietro la linea della palla. È una cosa non facile da far digerire, no, a giocatori offensivi. Ci vuole tanta gamba, ci vuole tanta lotta, ci vuole rientrare, fare le coperture preventive. È logico che per le punte viene mal digerito, però lo stesso Bandini è un ragazzo che si applica molto in questo senso e ci dà una grossa mano. No, perché è un dato che mi è saltato all'occhio sicuramente quest'anno, ma l'anno prima, l'anno precedente ancora, mi ricordo zero sconfitte. L'anno scorso siamo stati la seconda miglior difesa, l'anno prima 19 reti su 30 partite. Sì, ma zero in casa o zero sconfitte, insomma, in prima categoria si fece la sconfitta alla 30ª giornata, all'ultima giornata, al campionato acquisito. Non mi ricordo la Chiantigiana prima, se era visto il tuo input anche lì, e quello non mi ricordo. Sì, a Gaiole, a parte l'anno di promozione, l'anno della prima categoria siamo stati la miglior difesa, in seconda categoria la seconda miglior difesa, roba del genere. E quindi allora sei un difensivista? Ma non si direbbe. Sono un catenacciario. non è vero. Eppure allora dai però un particolare rilievo, no, alla fase difensiva, perché sennò non è possibile. Sì, la fase difensiva va curata bene in queste categorie qui. Io dico sempre che si parte da un'ottima fase difensiva, da lì si sviluppa il meglio possibile secondo le nostre caratteristiche, e poi devi far bene le palle inattive, a favore e a sfavore. Quello sì, perché l'80% no, dei gol delle partite, sì. Il derbissimo come andò? Mi ricordo Alessandro Bartoli mi spiegò molto onestamente della partita, mi disse, non so se sentisti la puntata due domeniche fa, se non sbaglio, ai primi 10 minuti avrebbe messo la firma, no, su pareggiarla quella partita, poi alla fine insomma è stato un bel derby. Sì, è stato un bel derby, giocato a viso aperto da entrambe le squadre, e secondo me il pareggio era il risultato più giusto. Noi abbiamo perso due partite, veniamo da 17 risultati utili consecutivi. Incredibile. Te lo dico con tutti gli scongiuri del caso. Abbiamo perso un Coppa, se no eravamo a 21 risultati utili consecutivi. Accidenti. Se non puntiamo su questi numeri qui, e se la gente riesce a capire, a vedere questi numeri qui, si fa difficile la situazione. No, ma tutti lo capiscono, non è possibile non capire, cioè sono punti, si vede insomma, no? Tutti gli addetti ai lavori lo sanno. Ma vabbè, a volte ci si mette il prosciutto sugli occhi e si fa finta di non vedere, non capire. No, non so a cosa ti riferisci, quindi per me io lo vedo benissimo. Non sicuramente a te. A proposito, se mi consenti, certo. Oggi la vittoria la dedico al mio direttore sportivo, che è Daniele Rappoli, che non sta passando un periodo felicissimo personale, che però insomma... si meritava questo e si merita tutto il meglio calcisticamente e nella vita privata. Non sapevo, quindi ovviamente mi aggiungo a te ovviamente. Prima di lasciarti ti dico, prossimo turno con chi giocate? Prossimo turno si gioca contro l'Audax Rufina in casa. Dobbiamo invertire il trend, perché noi in trasferta siamo la squadra che ha fatto più punti. In casa siamo quarti o quinti per punti fatti. Migliorare. Le sai tutte, quindi martedì mi immagino, no? Che sono stato anche fuori a aspettare i tuoi discorsi allo spogliatoio, quindi ci sta sia lunga. Vabbè, era un pre-playoff, dai, potevo fare altrimenti. Grazie Yuri, ti salutiamo, ti ringrazio tanto, come sempre sei disponibilissimo quando ti chiamiamo. Un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao Yuri, ciao mister, grazie a Yuri Pezzatini, davvero allenatore straordinario, giusto? Mazzola, Valdarbia, straordinario, sta facendo cose straordinarie, un campionato, l'abbiamo visto, davvero, davvero difficilissimo e bellissimo fino alla fine. Prima di passare alla linea, vediamo, abbiamo la super sfida di domenica, abbiamo qualche foto, vediamo cosa possiamo dirvi. Ecco, la super sfida di domenica era quella tra Quercia Grossa in terza categoria e Virtus Biancazzurra. Alessandro Machetti e Fabiano Guarnera, in campo vince Machetti, forse probabilmente per
l'esperienza in categorie superiori. La super sfida invece tra le due compagine si stanno lottando l'inseguimento al Meroni, che ha vinto 5-0 in trasferta col Geggiano, e finito invece a reti bianche 0-0 la super sfida. Andiamo avanti e vediamo cosa abbiamo ancora da commentare. A parte i risultati oggi straordinari ci sono stati, questi sono le Sports and Hard a cura di Lorenzo Bullo, come appunto la super sfida. Questo è Thomas Franchi, ospite ovviamente con il Meroni, capolista in terza categoria, e insieme a Thomas Franchi abbiamo Paul Del Buono, un altro giocatore, un attaccante del Meroni, che non è andato a segno sabato, l'anticipo di sabato, ieri hanno giocato, ma sempre primi il Meroni, sono stati ospiti ovviamente a Mondo Dilettanti. Abbiamo una foto, l'ultima se non sbaglio, sono i marcatori del Buon Convento, eccoli qua, Pignattai e Di Marco, che oggi hanno fatto una cosa di straordinario, perché il Buon Convento ha vinto 5-3 in casa dell'Asciano e Di Marco ne ha fatti addirittura 4, e oggi è stata una grande giornata per gli attaccanti, perché nell'Asciano, che ha perso contro il Buon Convento, Boccini ne ha fatti 3, nelle Serre contro il Montallese Venuto ne ha fatti 3, anzi 4, perché uno è stato annullato ingiustamente. Marabese delle Badesse anche lui ne ha fatti 3, quindi davvero, davvero clamorosi. Oggi è stata una giornata non solo di triplette, ma anche di una quaterna di Di Marco. Siamo davvero in chiusura per questo angolo dei dilettanti. Ora siamo sempre in diretta su Radio Siena TV. Tra poco, dopo la pubblicità, arriva Alessandro Lorenzini. Rimanete con noi, buonasera. La domenica sera è Sport su Radio Siena TV, buonasera ad Alessandro Lorenzini. Dopo il calcio dei dilettanti con Giovanni D'Agostino, puntata ricchissima quella di questa sera, anche tante polemiche per quanto riguarda il calcio, con il pareggio della Robur in extremis, le polemiche di ieri per quanto riguarda la Pianese, ma come sempre cominceremo con il basket, una domenica importante per le squadre senesi, iniziata in realtà con venerdì scorso la partita della Menzana, ahimè la sconfitta al tiebreak per l'Emma Villas. Parleremo anche di Ego Handball, di judo, di baseball, insomma tante cose da dire, da ascoltare. Domenica Sport Sera come sempre vi terrà compagnia, questa sera già presente nei nostri studi, lo ringrazio, Alessandro Bonelli. Ciao, buonasera Alessandro. Puntata ricchissima, quindi cominciamo subito. Alessandro, partiamo dal Costone, ci vediamo le immagini della bella vittoria del Costone di questa sera, aspettata, importante, perché il Costone veniva da un periodo difficile, pur con l'ultima in classifica, con Liburnia 85-59 risultato finale. Due punti importanti, Sandro, perché il Costone arrivava da un periodo difficile da tanti punti di vista, anche dal punto di vista degli infortuni. Bene in casa, a cui facciamo gli auguri, li rinnoviamo appunto gli auguri per una pronta guarigione, ma ci voleva questa vittoria indubbiamente, no? Sì, un campionato secondo me per ora positivo per quanto riguarda il Costone, anche se ultimamente ha avuto un paio di battute d'arresto, magari che sono un po' collegate anche al fatto, come dici giustamente te, degli infortuni. Il ritorno alla vittoria è sempre la medicina santa nello sport, anche se è ottenuta in casa e contro una squadra non temibilissima, certo. Ma in ogni caso sono due punti che ti fanno pian piano riprendere la fiducia, il cammino verso altre vittorie, e ricompattano la squadra, quindi direi una giornata assolutamente positiva. Anche perché poi insomma c'è da vincere le partite, no? Assolutamente, quando non si scende in campo si sa poi, sempre insomma, che i cambiati sono spesso e volentieri, anche quelli minori, molto, molto equilibrati, quindi non c'è mai da sottovalutare nessuno. Il Costone ha dato ottima prova stasera, vincendo veramente direi con sufficiente tranquillità. Allora direi di andarci subito ad ascoltare quello che ha detto il tecnico del Costone in realtà pochi minuti fa. Sapete che la nostra trasmissione è in diretta e quindi mettiamo fra virgolette alla frusta la nostra redazione sportiva, i nostri tecnici, che ringrazio ovviamente. Francesco Braccagni, lo ascoltiamo insieme. Ma bisogna stare attenti tutte le domeniche. Poi forse non ce ne siamo accorti, ma a noi ci mancava tre giocatori titolari di questa squadra, e quindi la partita si è fatta ancora più complicata. Per di più venivamo da un periodo un po' difficile dove abbiamo subito tre sconfitte consecutive, quindi
era importantissimo vincere per muovere la classifica e per comunque riprendere un po' di fiducia in noi stessi, cosa che si era persa in queste ultime partite. Abbiamo fatto una buona partita, però ci abbiamo messo un po' del tempo perché la squadra era un po' in tensione, ci abbiamo messo un po' a sciogliersi. Questo si respirava un po' anche prima della partita, c'era molta tensione. Devo fare comunque complimenti ai ragazzi perché abbiamo portato a casa una partita importante contro una squadra che sì è ultima, però tutte le partite le lotta, domenica scorsa ha perso di 7 punti con Valdera, quindi non è che regalano niente, quindi siamo stati bravi a mettere la partita in una certa maniera, soprattutto queste partite qui dobbiamo cercare di difendere forti magari e poi andare via in contropiedi, perché non avendo tanti punti di riferimento in certe situazioni ci hanno messo anche in difficoltà. Un campionato, quello della Vismedelli Costone, che bastava poco perché da essere un campionato diciamo che ci vede sulla metà della classifica poteva anche darci la vetta della classifica e nessuno si sarebbe stupito di questo. No, ma cioè, il campionato è difficilissimo, io lo sapevo dall'inizio, ci sono tantissime squadre forti, è vero che ci manca dei punti perché l'abbiamo persi per strada, ci siamo persi un attimo, abbiamo subito un grave infortunio del nostro playmaker e questo ha scombussolato un po' i piani perché abbiamo buttato diciamo due partite, ma abbiamo perso con squadre che sono al nostro livello, le possiamo vincere e le possiamo perdere. Dobbiamo tornare a lavorare con cattiveria, con energia, tutti insieme se vogliamo arrivare all'obiettivo dei playoff, che non è scontato e non è scritto da nessuna parte. Questo lo dico sempre ai ragazzi, perché nessuno ci regala niente, dobbiamo andare sul campo e lavorare con grande, grande energia e grande voglia di fare. Fin da domenica prossima, quando andremo a visitare un campaccio che è quello di Empoli. Tanto per rimanere in tema, andiamo a affrontare una delle squadre più in forma del campionato e più toste del campionato. D'andata abbiamo vinto facendo una grandissima difesa. Domenica per vincere a Empoli dobbiamo fare un partitone soprattutto in difesa e cercare di buttare via meno possibile in attacco. Cerchiamo di lavorare bene in settimana e recuperare alcuni acciacchi, perché stasera eravamo appunto senza tre persone del quintetto base, due febbricitanti, logicamente Duccio non lo possiamo recuperare, però contiamo di lavorare bene tutta la settimana grazie a questa vittoria. E per concludere, una parola per i giovani del Costone, stasera tutti hanno calcato il campo. Sì, diciamo che ho dato la possibilità a qualcuno di poter giocare, la partita a un certo punto me l'ha permesso e ho cercato di dare spazio anche a loro e mi potrebbero tornare utili nel proseguo del campionato. Trasferta a Empoli per il Costone, la prossima giornata ce la vediamo e ce la leggiamo insieme. Per quanto riguarda la C Silver, con la quale se la giornata che riguarda appunto il campionato di Serie C Silver, dal quale abbiamo cominciato questa sera, Livorno Basket Quarrata sabato 22 alle 18:15, Libertas Liburnia, Libertas Livorno sempre sabato alle 18:15, poi domenica alle 18, domenica prossima Centro Mini Basket Carrara, Pallacanestro Valdera, Galli Ternanuova, Audax Carrara, Gea Grosseto Colle Basket, Juve Pontedera, Folgore Fucecchio, e poi alle 20:30 il posticipo, lo chiamo così, Basket Biancorosso Empoli, Vismedelli, Costone, Siena. Saltiamo e torniamo alla C Gold, perché vittoria roboante anche per quanto riguarda la Virtus Siena, che batte la Pallacanestro Prato 99-68, questa sera 31 punti, anche in questo caso Sandro è chiaro che sulla carta contro Prato era una partita insomma da portare a casa, da vincere, come vediamo nelle immagini. Però poi c'è da giocarla, soprattutto in un campionato come quello di Serie C Gold, che si sta dimostrando di grande livello qualitativo, quindi evidentemente non c'è questa grande differenza non solo fra le prime, Chiusi, Livorno, ovviamente comprendendo la stessa Virtus, ma anche Prato è una squadra che comunque è al limite dei vertici della classifica, quindi
evidentemente, insomma, rifilare 31 punti non è cosa da poco, no? Riassumiamo così. È un ottimo risultato, perché poi permette oltretutto di guardare tutti gli avversari in classifica dall'alto in basso, veramente una galoppata ottima da parte dei giocatori rossoblù, e stavolta devo dire non c'è stato avversario che tenesse, la vittoria è stata bella, meritata, e come dicevo merita di tenere anche a breve distanza le altre contendenti, dove Chiusi onestamente continua ad essere a parer mio l'avversario più importante. Sì. Allora, io direi ad ascoltarci anche in questo caso il coach della Virtus, della CEA Virtus Siena, Maurizio Tozzi. Tra l'altro una particolarità che sottolineiamo e che a cui plaudiamo, cioè la Virtus in queste domeniche sta ospitando gli ex giocatori, e questa domenica è stata la volta dei giocatori anni 60, diciamo così, con tanti bei volti noti che erano presenti al palazzetto, una bella iniziativa da parte della Virtus. Ce ne parla anche di questo, abbiamo anche delle immagini particolari che vi invito a gustare, ce ne parla appunto il coach Maurizio Tozzi. Cioè, non credo sia un punto di svolta dal punto di vista della classifica, perché insomma ci mancano ancora 9 partite, tutte difficilissime. Diciamo che chiaro che dopo la partita di Castello sì, ci eravamo un po' parlati e avevamo bisogno di ritrovare fiducia e qualità. Abbiamo lavorato una settimana per questo, i ragazzi sono stati molto, molto disponibili e credo sì che sia venuta fuori davvero una prestazione molto confortante e positiva sotto tutti i punti di vista, perché stasera oggettivamente la partita è stata controllata ampiamente sin dall'inizio. Un record di punti per questa stagione fino a questo momento, 99 punti, tantissimi, segno di una grande fluidità in attacco, il pallone circolava veloce, canestri da sotto, canestri da fuori, con un'ottima percentuale da 3 punti. Prato ha tenuto poco, diciamo, il contatto, se non nel primo quarto un po'. Sì, poi hanno avuto uno strappetto nel secondo quarto, dove noi gli abbiamo dato qualche tiro aperto in transizione, che era una delle cose che temevamo di più di loro, perché questa è una squadra che da 3 punti può fare malissimo. Hanno inserito un ottimo giocatore, un giocatore con un gran bel fisico e mi sembra anche molto valido dal punto di vista tecnico, che ovviamente conoscevamo poco, però che allunga il loro talento e le loro rotazioni. Sì, noi abbiamo giocato molto bene in attacco, però credo che a parte il secondo quarto abbiamo giocato bene anche in difesa. Siamo stati duri, attenti, questo direi che poi ha permesso il controllo dei rimbalzi, come hai detto, una buona fluidità di gioco, e senz'altro oggi siamo stati confortati anche dalle percentuali da 3 punti. Era la prima partita di un ciclo terribile, adesso 4 gare molto ravvicinate, di cui 3 in trasferta. Si comincia domenica contro PL Livorno, a Livorno, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Sì, è una partita difficile, Livorno è una squadra attrezzatissima, il campo noi lo conosciamo abbastanza bene, però insomma chiaramente noi ci dovremo concentrare su quello che succederà in campo, tanto ci creeranno tanti problemi in campo la PL, insomma poi quello che succede fuori onestamente a noi non deve assolutamente interessare. È chiaro, una partita molto complicata, però speriamo che un risultato come stasera dia una ritrovata fiducia ai ragazzi. Anche stasera, come la settimana scorsa, 2 settimane fa, sono scesi in campo nell'intervallo i giocatori che hanno fatto un po' la storia di questa società all'interno dei festeggiamenti del 70° anniversario. Stasera tanti giocatori degli anni 60, un bel momento, no? Di premiazione, di ritorno un po' al passato. Chiaramente respiri la storia di questa società, poi sai, la nostra prima squadra comunque è formata da persone che ormai sono legatissime alla maglia, perché tanti dei ragazzi sono qui da
praticamente da sempre, anche i senior parlo, perché ci sono cresciuti, io ho 10 anni che ci alleno, e dunque è ovvio che certe emozioni e certe empatie le senti. Siamo contenti di aver reso merito anche a questa vetrina stasera. Beh, belle immagini quelle per il 70° celebrato dalla Virtus, veramente bellissime, no Sandro? Io dedicherei anche un commento a questo, perché insomma... Ma io sai, sono un po' nostalgico, quindi devo dire che tutte le imprese sportive vanno viste anche con l'ottica del futuro, però senza mai dimenticarsi che senza una riflessione, un'ottica, un'attenzione sul passato difficilmente si può fare progetti importanti per il futuro. Certo. La Virtus 70 anni veramente spesi in maniera importante, la Virtus non dimentica. Dimentichiamo che ai tempi storici è stato il primo palazzetto coperto che è stato costruito a Siena, non per niente la Menzana giocò i primi campionati al chiuso proprio al palazzetto della Virtus, quindi sulla storicità, sul valore, sulla validità e sul lavoro sempre fatto sulle giovanili da parte della Virtus, certo. È un vanto non solo della Virtus ma della pallacanestro senese, sì, a tutti i, tutti i punti di vista. Torniamo all'attualità, anzi al futuro, il prossimo turno per quanto riguarda la C-Gold, partita difficile contro PL Livorno, vediamoci la sesta giornata di ritorno. Fides Montevarchi, Libertas Montale giocheranno sabato alle 21.15, domenica prossima Pallacanestro Prato Spezia Club alle 18, così come tutte le altre gare, PL Livorno, Acea Virtus Siena, ABC Castelfiorentino, Olimpia Legnaia, Sinergi Valdarno, Pallacanestro Val di Sieve, Pallacanestro Agliana, Don Bosco Livorno, San Giobbe Chiusi, Scuola Basket Arezzo. Scendiamo in promozione, big match venerdì scorso alla Palaestra, ci vediamo anche in questo caso le immagini, ovviamente presente Radio Siena TV, presente Alessandro Bonelli insieme al nostro Marco Giudici, vi ricordo domani come al solito l'esclusiva su Radio Siena TV di questa partita sulle nostre frequenze. Allora, facciamo prima un'analisi, Sandro, tecnica diciamo di questa partita, perché era il big match fra le due contendenti, diciamolo pure, sicuramente per il primo posto, probabilmente anche per la vittoria finale. La Mezzana aveva perso all'andata con Libero Basket, l'unica sconfitta fin qui, insomma una partita carica di motivazioni anche dal punto di vista tecnico, no Sandro? Sì, assolutamente, la Mezzana aveva certamente voglia di rifarsi dopo la 77 sconfitta. 77 a 51 il risultato finale, questo sì, ovviamente per i più distratti. Un 26 che è dovuto essenzialmente alla grande prestazione secondo me difensiva della Mezzana nel secondo tempo. L'inizio è stato anzi a favore, forse a vantaggio dei giocatori di Libero Basket, che hanno sciorinato una buona pallacanestro, ma questo non è assolutamente una novità, molto battaglieri, e probabilmente nei giocatori della Mezzana c'era un po' più di tensione rispetto ai suoi rivali. Poi devo dire, sotto la spinta veramente molto forte di giocatori come Sprugnoli e Dolfi, mi riferisco soprattutto al primo tempo e anche di un ottimo Collet che sta ben sostituendo l'infortunato Nicolò Franceschini, la Mezzana ha cambiato un po' diciamo il passo già nel secondo quarto, terminando il primo tempo in vantaggio di sebbene soltanto 4 punti. La differenza sostanziale è stata con un terzo quarto incredibile a livello della Mezzana, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché con un perentorio 18 a 2, soltanto 2 punti concessi a Libero Basket, praticamente alla fine
il terzo quarto la Mezzana aveva già messo in cantiere la vittoria con questo più 20, che poi dopo si è dilatato a quello che dicevi te, a più 26, certo, grazie a una prosecuzione di una Mezzana, devo dire che mi è piaciuta sicuramente molto a tutti, e che ha fatto vedere un capitan Pannini straordinario da tutti i punti di vista, non solamente della regia ma anche dal punto di vista realizzativo. Una Mezzana che stavolta ha tratto buone cose anche dai giocatori della panchina, dai giovanissimi, cosa che non era successo nella partita d'andata, certo, e una partita dove in ogni caso c'è da dire questo trionfo con mille e rotte persone. Volevo arrivare proprio a questo, Sandro, perché ovviamente il valore anche del campionato da parte di Libero Basket è innegabile, la crescita della squadra biancoverde nei giovani, come dicevi, rispetto anche al girone scorso, diciamo un girone fa, rispetto proprio alla partita con Libero Basket è netta, però non, lo vediamo anche in queste immagini, è impossibile non sottolineare il fatto che per una gara di promozione, con tutto il rispetto ovviamente per chi suda e fatica, e non solo sul parquet ma anche nella ricostruzione della squadra e quindi della sezione attualmente della polisportiva, non si può non sottolineare la presenza al palestra di mille persone, che credo sia un record nazionale. Ma oltretutto avuta in un giorno anche abbastanza complicato, non dimentichiamo, era la serata, certo, di San Valentino, che era un turno infrasettimanale, quindi veramente uno scoop straordinario, secondo me quasi irripetibile a livello di basket nazionale. Credo che in questo senso la stampa debba spendere delle voci importanti per far capire quanto sia importante il basket a Siena, in questo caso indipendentemente dalla categoria, certo, dove lo si fa. C'è stato veramente di tutto, tanti applausi, c'è stato un grande incitamento, un canto della verbena continuativo, insomma veramente un clima fantastico che secondo me, indipendentemente dai tifosi mezzanini di lunga storia, fa piacere soprattutto per questi ragazzi che stanno dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia, una grande dedizione, e questo qui ce lo ripete anche per Francesco Binella, che è veramente molto soddisfatto dei suoi, che lavorano veramente con grande intensità, e d'altronde nei campionati tutti, se non ti presenti con questa attitudine, con questa veste, è molto semplice dover andare incontro a sconfitte. Allora ce l'ascoltiamo, Pier Francesco Binella, il suo commento ai microfoni di Alessandro Bonelli alla fine di questa partita, lo ascoltiamo insieme. Senza dubbio abbiamo fatto una partita di grande energia, forse il divario finale è un po' diciamo così troppo per gli avversari, perché hanno giocato una partita con noi di equilibrio, specialmente nei primi due quarti, poi noi abbiamo fatto un terzo quarto difensivamente di altissima qualità e loro hanno avuto più difficoltà, poi in fondo la partita è un po' scappata, abbiamo segnato tiri da tre punti aperti anche un po' per loro stanchezza, loro difetto, forse il divario è eccessivo rispetto a quello che hanno dimostrato loro, però noi abbiamo fatto una gran bella partita di qualità, resistendo nel momento di punto a punto in cui loro hanno pareggiato la nostra regia, poi effettivamente abbiamo fatto molto bene, quindi sono molto soddisfatto. Era la chiave, continuare a difendere anche quando magari l'attacco non era produttivo, anche per quello che di buono avevano fatto gli altri, la chiave era difendere e togliere le loro certezze, che peraltro all'andata avevano sfruttato molto bene, su questo avevamo lavorato per tutta la settimana preparandoci, per cui diciamo fino a che non andavamo bene in attacco ma avevamo resistenza difensiva, solidità difensiva di squadra, per me era motivo di fiducia. Sì, primo quarto molto meglio loro, hanno segnato da tre punti, cosa che gli volevamo togliere, poi dopo piano piano siamo migliorati e abbiamo trovato anche fluidità in attacco. Gradualmente abbiamo inserito dalla partita di andata le leve più giovani, ci danno profondità, ci danno modo di gestire la fatica
dei giocatori, diciamo, senior o più anziani, diciamo così. Loro stanno sempre di più in campo con personalità, sappiamo che questo per noi è un grande vantaggio, ci fa diventare più profondi, cosa che non eravamo nella partita d'andata. Sono soddisfatto del rendimento di tutti, ognuno cosciente della propria capacità, del proprio ruolo dentro al gruppo, è una cosa che si è formata nel tempo come era auspicabile e come sta succedendo. Un'ultima parola, un'ultima considerazione per quanto riguarda il pubblico, una giornata anche un po' difficile, frasettimanale, in ogni caso San Valentino, evidentemente ci sono molti tifosi che sono sempre molto innamorati della Menzana. Beh, giocare con questa cornice è bellissimo, era un auspicio anche avere qualche numero in più, ma non per essere diventati, diciamo così, per avere pretese, ma perché sapevamo, tanta gente ci aveva scritto, fatto presente che sarebbe stata partecipe e che sarebbe venuta. Stasera è veramente molto bello, credo che siano tutte persone da ringraziare, come già ho avuto modo di dire. Credo che non ci siano situazioni simili in promozione e speriamo che continui così il supporto, perché è veramente una cosa che ci motiva particolarmente a fare bene, i ragazzi lo sanno, è una cosa a cui tengono particolarmente e speriamo che questo sia un segno di unione tra la squadra e le persone in questo percorso che abbiamo intrapreso. Ci vediamo il prossimo turno anche per quanto riguarda il campionato di promozione con la Menzana, che deve comunque continuare questo percorso per poi arrivare ai play-off, sesta giornata del campionato, con la partita sabato prossimo alle 21 tra Basket Poggi Ponzese e Estra Menzana Siena e poi domenica alle 18 Montesperto di Fucecchio, Basket in Bruneta Libero e Forte Firenze alle 18.30, sempre domenica Gianluca Castel Fiorentino Atletica Castello Firenze alle 21 però, mentre Libero Basket ospiterà la Crocetta San Miniato lunedì alle martedì alle 21 e poi con la Crenestro Immagino Siena Freccia Azzurra Finestra Firenze sempre martedì alle 21.30. Noi dobbiamo fare una piccola pausa all'interno di Domenica Sportsera e poi torniamo, ancora tante cose di cui parlare, basket femminile, pallamano, volley e arriveremo poi anche al calcio, la Robur e la Pianese, calcio di Serie C. State con noi. Eccoci tornati in studio, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, Domenica Sportsera, continuiamo a parlare di basket, parliamo di Serie B femminile, abbiamo in collegamento telefonico, lo ringrazio, il coach della Dragola Fornace, Costone Siena, Davide Fattorini, per un'impresa, quella vittoria a Pontedera 39-35 delle ragazze senesi. Coach, vittoria importante, ancora in crescita questa squadra, terzo posto in classifica, una bella giornata, no? Quella di ieri. Buonasera, tanto. Sì, un'impresa, come ha detto te, molto costruttiva per il proseguo di questa crescita di queste ragazze che tutta la settimana si allenano, credono in questo progetto, però chiaramente anche in questa partita ci sono stati degli aspetti che ancora dobbiamo analizzare meglio, perché potevamo chiuderla meglio e partire un po' meno, perché poi comunque arrivare a 4 certo. punti non è... è sempre stressante con una squadra giovane, però poi alla fine ci siamo riusciti, abbiamo anche ribaltato la differenza canestri dell'andata e quindi il bicchiere è sempre pieno. Sempre pieno anche perché le due davanti, Firenze e Savona, insomma stanno oggettivamente, coach, non so se è d'accordo con me, stanno viaggiando a un'altra velocità, no? Sì, sono in questo momento sono su due pianeti, siamo su due pianeti diversi, loro stanno viaggiando a dei ritmi importanti. Anche ora è arrivato il risultato di Savona, abbiamo visto, ha vinto e quindi rimangono 6 punti di distacco da fra noi e Savona, quindi fanno un campionato a parte, ecco, per noi. Però insomma, un percorso molto positivo, Sandro, insomma, Costone Femminile sta andando molto, molto bene, al di là delle
più rose aspettative, nel senso, ne abbiamo parlato tante volte con il coach Fattorini, era un anno diverso rispetto allo scorso, che è stato invece un anno importante, però insomma mi sembra che diciamo le premesse ci siano tutte. Stanno facendo veramente un ottimo campionato, io non so se le attese in società fossero state comunque di questo livello. La società con queste ragazze giustamente è piuttosto ambiziosa, però i risultati sono assolutamente molto molto confortanti, e anche la pallacanestro femminile giustamente dà un'ottima immagine della Siena del basket. Grazie a Dario Fattorini per essere stato ancora una volta con noi in collegamento telefonico, grazie, buon grazie. Lavoro, buona serata. Grazie. Noi ci vediamo al prossimo turno per quanto riguarda il costone femminile, la Serie B femminile in particolare, sesta giornata del girone di ritorno, la Spezia Gea Grosseto giocheranno sabato alle 18, Perugia, le Mura Spring Basket alle 18.30, sempre di sabato, pallacanestro femminile Firenze, basket femminile Pontedera alle 20.30 e sempre sabato Rifredi, Savona ancora alle 20.30. Domenica, basket Pelli, il Drago della Fornace, Costone alle ore 18, San Giovanni Valdarno, pallacanestro femminile Prato, sempre alle 18, chiude il quadro Florence Basket, basket Lavagna alle 19.45. Velocemente, parliamo di pallamano, non velocemente per la pallamano, ma perché c'è tanta carne al fuoco anche oggi. Ci vediamo risultati e classifica per quanto riguarda la Ego Handball, la Serie A, Ego Handball che torna alla vittoria al Palaesta ieri pomeriggio contro Gaeta 31-20 il risultato. Ci vediamo risultati e classifica, dicevo, della Serie A1, quinta giornata del girone di ritorno, Casano Magnago con Versano 29-24, Ego Siena Gaeta 31-20, Trieste Fondi 29-23, Brixen Fasano 40-26, Alperia Merano Cologne 26-23, Spare Nepan Sassari 24-26, Pressano Bozen 19-33. La classifica con l'Ego Siena che riprende appunto punti preziosi, Conversano sempre in testa 30, Bozen, cioè Bolzano 28 punti, Cassano Magnago 27, Ego Siena 26, Sassari 25, Brixen 24, poi Pressano 17, Merano 16, Fasano 13 punti, Fondi 11, Trieste 10, Spare Nepan insieme a Gaeta 10 punti, Cologne chiude con 5 punti. Quello che è successo al Palaestra ieri pomeriggio ce lo racconta Teresa Scarcella nel servizio, lo ascoltiamo insieme. Finisce 31-20 al Palaestra contro Gaeta, un risultato che permette alla Ego Handball Siena di non perdere posizioni in classifica e che risolleva il morale dei ragazzi dopo le tre sconfitte. Si gioca senza Yusefine Zad e senza Nelson, recuperato invece Ricco Belli che inizialmente entra solo in fase di attacco per poi giocare fino alla fine. Il numero 38 in gran forma va a segno 9 volte, è lui che trascina la squadra insieme a Radovcic che non sbaglia un contropiede e ad Amato. Un bel lavoro di gruppo quello dei ragazzi di Lisica, la vittoria è firmata anche da Vito Fovio, reduce da uno strappo muscolare, il portiere difende benissimo parando qualsiasi cosa. Il primo tempo finisce 14-8, un gap che butta giù il morale dei laziali. Nel secondo tempo qualche sprazzo di ripresa approfittando di una perdita di concentrazione dei padroni di casa non basta ad accorciare le distanze, il fischio finale manda tutti negli spogliatoi, il tabellone segna 31-20. Ci ascoltiamo subito anche il commento del tecnico della Ego Handball Siena, Boris Lisica, lo ascoltiamo insieme. Prima della partita ho chiesto due cose, che si mette tutta dentro, che si lotta fino alla fine, che una idea insieme con giusta mentalità e con una continuità dà risultato. Questa partita c'era questo, tutto insieme messo, era una, per prima volta, una continuità giusta, non c'erano quelli alti e bassi molto oscillati e così è finita. Sì, Vito ce l'ha questa esperienza, Vito è sempre presente e a posto. Era questo infortunio, dovevamo aspettare un momento quando possiamo metterlo, non è che lo usiamo per le partite tutte, adesso abbiamo questo impegno di questa che era molto importante, poi anche quella di Coppa Italia e poi un po' lo recuperiamo che sarà vivo per fare le partite come questa.
Ovviamente per quanto riguarda la palla a mano, il weekend prossimo sarà un weekend importante perché si aprirà appunto il 21 febbraio la Coppa Italia al Palaestra di Siena, quindi un weekend per Coppa Italia maschile e femminile di pallamano con l'Ego Siena che squadra di casa sarà nella parte sinistra del tabellone per i quarti di finale, sfiderà appunto il 21 febbraio alle 20:30 a Trieste, ma al di là di questa partita e quindi la speranza che l'Ego arrivi fino in fondo a questa manifestazione, saranno tre giorni importanti per tutta la città per la pallamano che vivrà questa manifestazione nazionale appunto alla Palaestra. Ve la racconteremo naturalmente all'interno delle nostre trasmissioni sportive. Ci vediamo al prossimo turno per quanto riguarda la Serie A1, Fondi Brixen alle 18 di sabato 29 febbraio, Sassari Trieste alle 18:30, alle 19 Fasano e Cosiena, Merano Spalenepan alle 19:30 con Conversano Cressano, Gaeta Bozen giocheranno alle 20, alle 20:30 Cologne, Cassano, Magnago. Andiamo avanti velocemente, Emma Villa Siena, parliamo di volley, dovrebbe essere già in collegamento con noi Lorenzo Agnelli per commentare a me questa sconfitta al tie break dell'Emma Villas contro la Mateldomini Castellana, 21-25, 25-20, 24-26, 25-20, 16-14, questi i parziali di questa partita. Ci vediamo anche qualche immagine ovviamente mentre la commentiamo insieme. Partita dura, ma l'avevamo messo, diciamo, era in preventivo. Lorenzo, buonasera. Buonasera Alessandro, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, una partita durissima, un risultato purtroppo amaro per l'Emma Villas, perché conduceva tra l'altro, condotto la partita per 2-1, poi è andata la Mateldomini, comunque si è giocato veramente molto bene nel quarto set e nel quinto set era avanti addirittura l'Emma Villas anche sul 12-10, poi si è un po' spenta la lampadina. Non è stato un bel match, dobbiamo dirlo, l'Emma Villas non ha giocato bene, non ha giocato il suo solito volley a cui siamo abituati. Tanta difficoltà soprattutto per i giocatori di palla alta, quindi Milan, Mariano, Romanò, e poi anche ha avuto infatti l'ingresso diciamo in campo spesso a Gabriel, il neo acquisto, il brasiliano neo acquisto, in cui è partito anche addirittura dopo aver sostituito nel terzo set Milan, Romanov, scusatemi, poi è entrato comunque anche nel quarto set, però anche lui ha avuto diverse difficoltà, è logico, lui è arrivato da ormai un mese, quindi poco tempo, ancora deve un po' ingranare la marcia. Però ecco, diciamo, non è stata una partita brillantissima per l'Emma Villas, mentre molto brillante è stato Castaniga, l'opposto sempreverde, esperto di Castellana Grotte, che è stato il top scorer con 29 punti, una Mateldomini ovviamente vogliosa di vincere perché ha bisogno di punti per questa classifica, è una trasferta durissima, lontana e purtroppo non positiva per l'Emma Villas. Grazie Lorenzo, grazie per essere stato con noi ancora una volta su Domenica Sport Sera. Buona serata naturalmente, e noi ci andiamo ad ascoltare il commento di Matteo Zavagni, centrale della Emma Villa Sove Siena, e poi torniamo in studio con risultati, classifiche e prossimo turno. Sì, è stata una partita lottata dai primi punti, noi sicuramente non abbiamo espresso il nostro migliore pallavolo. Era un esame importante per noi e per delle cose che ci eravamo detti anche prima dell'inizio della gara. Però insomma noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, è logico che quello di oggi non è un risultato positivo, adesso insomma ci aspetta una settimana di sosta, poi un'altra volta saremo di scena qui a Castellana, quindi con calma riprendiamo a lavorare, il nostro obiettivo ce l'abbiamo bene in testa. Sì, noi la classifica siamo abituati a guardarla poco, perché comunque sì è importante, ma ai fini comunque dei playoff lo è relativamente, quindi continuiamo a fare il nostro lavoro e la guarderemo poi fra qualche giornata quando ormai le cose saranno delineate. Risultati, classifica al prossimo turno per quanto riguarda anche il campionato di volley di Serie A2, settima giornata del girone di ritorno, Mateldomini Castellana Grotte e Emma Villas 3-2, Ortona BCC Castellana Grotte 3-0, Bergamo Reggio Emilia 3-0, Calci Brescia 2-3, Cantù Santa Croce 1-3, Mondovì Lago Negro 3-0. Per questa classifica, per quanto riguarda ovviamente
il campionato di Serie A2 di volley con l'Emma Villas ancora in testa, 42 punti, Bergamo 39, Ortona 35 insieme a BCC Castellana Grotte, Calci è a 33 punti, Santa Croce 29, Brescia 28, Materdomini 24, Mondovì 21, Lagonego 20, Reggio Emilia e Cantù 9 punti. Il prossimo turno, settimana di stop, quella per le Final 8 di Coppa Italia, quindi si va alla settimana prossima, si gioca il 1° marzo per quanto riguarda il campionato di Serie A2 di volley, BCC Castellana Grotte e Mavillas, ancora quindi a Castellana Grotte alle 19 del domenica 1 marzo, Santa Croce Bergamo alle 18, Mondovì Materdomini Castellana alle 18, alle 16 Lagonego Cantù, alle 18 Reggio Emilia Calci, Brescia Ortona. Parliamo di rugby, è ricominciato anche il campionato di rugby, è ricominciato con una sconfitta per il CUS Siena, ma vediamoci prima risultati e classifica del campionato di Serie B, girone 2, prima giornata del girone di ritorno, Valo Rugby Emilia, Banca Class CUS Siena 50-0, Iesi 1970 Modena 35-33, Florenzia Parma 41-13, Lions Amaranto Capitolina 22-19, Imola Livorno 26-31, ha riposato Formigine. Questa la classifica dopo questa, ahimè, pesante sconfitta per quanto riguarda la squadra senese, la Florenzia 54 punti sempre in testa, Livorno 44, Livorno Rugby, Modena Rugby 43, Valo Rugby Emilia 35, Rugby Iesi 28, Lanzo Amaranto 27, Capitolina 25, Rugby Parma 20, CUS Siena 16, Imola Rugby 14, Highlanders Formigine 3 punti. Brutta sconfitta per il CUS Siena, rimaneggiato, è arrivata questa sconfitta per 50-0, direi di andare subito ad ascoltarci quello che ha detto ai nostri microfoni il tecnico Francesco Sacrestano. E oggi col Valo Rugby sapevamo che era una partita molto difficile per diversi motivi. Il motivo più grosso è che comunque loro ci hanno incontrato nella prima partita di campionato, dove noi eravamo completi, eravamo nella parte più importante a livello atletico e a livello mentale. E quindi oggi ci aspettavano perché non ci sono rimasti bene la prima partita. E oggi invece per noi sapevamo che era difficile. È difficile sia per questo, ma soprattutto difficile perché è un periodo particolare che nel gruppo tre quarti, che è il gruppo dove siamo in emergenza, stiamo soffrendo, abbiamo diversi infortunati proprio in questo gruppo e quindi oggi è l'ennesima partita dove abbiamo visto dove attualmente siamo deficitari e dove abbiamo grosse difficoltà. E peccato, perché comunque a Sprazia la partita è stata molto bella perché loro è un'ottima squadra, una squadra molto atletica, molto fisica, molto tecnica, e noi abbiamo giocato comunque, al di là di queste problematiche abbiamo giocato all'inizio, abbiamo dato anche noi le nostre occasioni e una buona intensità, buon ritmo. E ovvio che dopo poi sul particolare fuori siamo stati un po' carenti e è lì che ci hanno penetrato. Sono molto ottimista perché comunque ora, in vista di altre due domeniche di riposo, dovremo recuperare altri giocatori e quindi sicuramente andremo a rafforzare quelle che ad ora sono il nostro diciamo lato debole. E per quanto riguarda invece la mischia, invece sta bene, stiamo recuperando anche lì, quindi sono molto ottimista. Anche i ragazzi, io ho detto di stare tranquilli, lavorare, dobbiamo lavorare di più e lavorare su questa linea e cercare di stringere i denti in questo periodo. E niente, ora diciamo che con questa sosta, con recupero di giocatori e quindi per far rifiatare anche gli altri, è una bella mano santa, quindi
ci vediamo subito alla prima partita, il primo marzo in casa. Il prossimo turno per quanto riguarda il campionato di rugby, lo vediamo insieme, seconda giornata del girone di ritorno Serie B girone 2, Banca Class Cussiena Formigine, si gioca domenica 1 marzo alle 14.30, Modena 1965, Lions Amaranto, Parma 1931, Iesi, Capitolina Florenzia, Livorno Valor Rugby Emilia, riposerà Imola. Vi do anche i risultati delle giovanili, Ghibellini Under 18 interregionale, Pesaro Ghibellini 25-11, il regionale Ghibellini Cecina 19-19, Ghibellini Under 16 interregionale, Modena Ghibellini 22-0, regionale Prosesto Ghibellini 36-10. Parliamo velocemente di baseball, collegato con noi, lo ringrazio, il general manager del Siena Baseball, Francesco Giusti. Prima giornata di spring training, anche se insomma non è proprio primavera, però è comunque una giornata di allenamento. Francesco Giusti, buonasera. Buonasera a tutti voi. Spring training, cosa sarebbe? Sarebbe l'allenamento precampionato, così si chiama nel baseball, anni a partire dalla metà di febbraio, in previsione della stagione che inizia la prima settimana di aprile, le squadre di baseball di tutto l'emisfero nord del pianeta si ritrovano per preparare la nuova stagione. L'abbiamo fatto anche noi con questo primo raduno, che ci permette così di uscire dalle palestre, di trovarsi in campo grazie al tempo abbastanza clemente e quindi di lavorare sui lanciatori, sui ricevitori, sulla battuta e su position player, cioè sugli interni e sugli esterni all'unisono tutti insieme sul campo e non al chiuso della palestra. Questo abbiamo fatto stamattina radunando tutti i giocatori sul diamante di Castellina Scalo e iniziando a lavorare per amalgamare una squadra che comunque dovrà inglobare alcuni giocatori giovani provenienti dal settore giovanile, alcuni nuovi innesti, alcuni graditi ritorni in vista di una stagione che comunque per noi parte senza uno dei lanciatori, che è Miguel Sacchi, che è andato in prestito, andrà in prestito a Grosseto, e il seconda base che nelle ultime stagioni ha ricoperto questo ruolo, cioè Masanori Kamashi, il giapponese, anche lui in prestito a Grosseto. Perfetto. Quindi, ok, avremo modo di... L'allenamento ci permette di amalgamare la squadra nuova, ne parleremo penso sicuramente nelle prossime puntate. Ne parleremo giustamente anche all'interno di Si fa per Sport, ovviamente, grazie a Francesco Giusti. Grazie noi, a voi. Grazie, buona serata. Parliamo di judo, grande prestazione dei master del CUS Siena alla prima tappa di Coppa Italia che si è svolta ieri. A Monticari Brescia, i quattro cussini presentati alla competizione si sono aggiudicati tre medaglie, rispettivamente per Giannis Locta bronzo, Chris Cipriani argento, Valerio Romeo oro. Quinto posto per Riccardo Bugini, che nonostante un'ottima gara non riesce a portare il bronzo a casa. Con questa vittoria Romeo si qualifica per la fase finale del campionato italiano. Un applauso al CUS Siena Judo. Siamo arrivati alla pagina del calcio, ho tenuto un po' in stand-by Alessandro Bonelli, ma insomma... è qui con me sempre nei nostri studi per parlare di calcio di Serie C. Andiamo con ordine, vediamoci i risultati e classifica dopo questa giornata amara sia per la Pianese ieri sia per il Siena oggi, per come è andata a Pistoia. 26ª giornata, Gozzano Pianese 1-0, Propati Arezzo 0-1, Monza Juventus 1-2, e questo è già un risultato interessante, diciamo così. Como Olbia 0-1, Ponte della Giana 0-2, anche questo risultato di cui parleremo. Alessandria Lecco 2-1, Albino Leffe Novara 1-0, Pergolettese Provercelli 2-1, Pistoiese Robursiena 1-1, Carrese Renate giocano alle 20.45 di domani. La classifica con il Monza che comunque
non è che cambia molto la sua classifica. 60 punti Renate 43, Pontedera 42, Carrarese 39 insieme alla Robur, Novara 38 insieme all'Albino F, Alessandria 37, Arezzo 36, Pistoiese e Juventus Under 23 33, Como 32 insieme alla Pro Patria, Pro Vercelli 31, Lecco 28, Giana 26, Pianese 24 insieme alla Pergolettese, Cozzano e Olbia 22 punti, una classifica che si sta muovendo molto al di là del Monza. Ma quello che è successo questo pomeriggio a Pistoia lo vediamo nel servizio, lo ascoltiamo, lo guardiamo insieme. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live. La Robur si presenta a Marcello Melani alla ricerca di punti pesanti dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro il Monza. Pistoiese che vuole cristallizzare la sua posizione a ridosso dei playoff. Dal canto continua sulla strada del 3-5-2, stesso schema per gli arancioni di Pippo Pancaro. Arbitra l'incontro Parde Tremolada di Monza. All'undicesimo bel fraseggio della Robur, Cesarini offre a Migliorelli rapidissimo scambio tra Arrigoni e Bovo che conclude male sopra la traversa. Al diciottesimo il Siena a rendersi molto pericoloso, Okada duetta con Arrigoni, il centrocampista scaglia un tiro di prima intenzione costringendo Pisseri al miracolo. Al 35esimo la Robur rischia, la difesa permette a Gucci di colpire di testa in aria su calcio d'angolo, la palla esce non di molto sopra la traversa. Al 42esimo Cesarini serve Bovo che si libera bene al limite, ma la sua conclusione è facile preda di Pisseri. Inizia il secondo tempo e la Pistoiese va vicinissima al vantaggio, Valiani riceve in aria, Ucad è bravissimo ad intervenire, D'Ambrosio è fuori dai giochi, la palla finisce a Favale che sbaglia una ghiotta occasione. Al 56esimo bel corner di Arrigoni sul secondo palo, Guidone colpisce di testa e segna, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo in attacco che non sembra esserci. Al 58esimo super occasione per i padroni di casa, Ferrarini crossa per Tempestini che è molto bravo a colpire al volo, ma con Fente si produce un intervento miracoloso. Un minuto dopo doppio cambio per Dal Canto, dentro Icardi e Boateng, fuori Bovo e Cesarini. Al 67esimo Gerli perde una brutta palla, Vitiello pensa al tiro, poi allarga sulla destra per Gucci che però controlla con un braccio, nulla da fare. Al 76esimo succede di tutto, fallo sospetto di Okada su Stijepovic, non fischiato sul rimpallo, parte il contropiede della Robur con l'esordiente Boateng che si invola sulla destra, dribbla un difensore, poi mette una palla bassa in aria e forte in mezzo che trova la deviazione involontaria di Dametto che fa carambolare la palla nella sua porta, Robur in vantaggio. Succede di tutto, i padroni di casa continuano furiosamente a protestare. Il direttore di gara doppia ammonizione per Vitiello e Pistoiese in 10, espulso anche l'allenatore Pippo Pancaro. La Pistoiese non si arrende e continua ad attaccare anche in inferiorità numerica. Al 94esimo la clamorosa beffa, palla in area della Robur, D'Ambrosio trattiene, Cappelluzzo e l'arbitro concede il penalty. Si incarica del tiro Falcone che realizza dagli 11 metri. Davvero incredibile l'ingenuità di D'Ambrosio che si fa tagliare fuori e poi mette le mani addosso all'avversario, bianconeri beffati a tempo scaduto. Svanisce così una vittoria che avrebbe rilanciato fortemente i bianconeri nella lotta per il secondo posto, viste le sconfitte a sorpresa di Pontedera e Novara. Ancora una volta la difesa sul banco d'accusa che vanifica quasi sempre quello che di buono i centrocampisti e le punte della Robo riescono a produrre. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Allora Sandro, abbiamo visto quello che è successo nel servizio di Veronica Costa, inutile girarci tanto intorno, alla mezz'ora del secondo tempo protagonista l'arbitro Paride Tremolada di Monza. Ci vediamo quello che è successo al 31esimo della ripresa, il gol poi del Siena per l'autorete di Dametto, viziata da una azione che ha fatto infuriare letteralmente la squadra di casa, l'espulsione di Pancaro e di Vitiello derivata dalle proteste, perché arriva appunto il gol del Siena dopo una azione di Stijepovic che viene fermato in qualche modo, lo vediamo nelle immagini,
da Okada e Vatterra. Da qui parte, se lasciamo scorrere poi le immagini per capire quello che succede, ovviamente da qui parte l'azione poi del gol del Siena, Sandro. Sai, con queste riprese sul campionato di Serie C non è come vedere le cose al VAR, questo va detto e precisato. Da quello che si vede, onestamente, le proteste pistoiesi hanno una logica. Qui Gerli recupera palla, apre, lo vediamo, questa è l'azione completa, chiaro che apre verso, la palla arriva poi a Boateng, che appunto metterà a mezzo sul tocco di Icardi. Chiaramente la difesa della Pistoiese è un po' squilibrata. Boateng è stato bravissimo perché ha superato il suo uomo puntandolo e mettendo una palla invitante al centro, dove si è precipitato anche Guidone, però è stato decisivo il tocco di Vitiello, che l'ha deviato sul petto del compagno D'Ametto, sì, che ha fatto una delle più classiche autoreti, naturalmente non voluta. Il problema è che tutto nasce da questa azione, nella stessa azione, praticamente il ribaltamento di fronte, dopo questo intervento di Okada. Ecco, se ci vediamo invece proprio l'intervento specifico, diciamo, poi qui c'è l'apertura di Gerli per Icardi e quindi Boateng, però se andiamo a vedere, diciamo, solo l'intervento di Okada, eccolo qua. Di fatto Okada cerca di non colpire, no, il giocatore della Pistoiese. Fa un saltino che onestamente non si riesce nemmeno a capire che senso abbia. Dubito che non abbia toccato il giocatore della Pistoiese, che cade come quello che è stato toccato. È logico che in un'azione dinamica di quel tipo non c'è bisogno di un grosso intervento per gettare a terra l'avversario. Proviamo a capire con queste immagini, con la nostra regia, se andiamo un po' più indietro, cerchiamo di andare a capire. Ringrazio la regia, vedete qui le immagini non sono, ahimè, come altre volte, purtroppo devo sottolineare, chiarissime. Ma effettivamente io ritengo che l'arbitro non abbia fischiato, perché praticamente più che Okada che va a impattare il giocatore della Pistoiese, è il giocatore della Pistoiese che nella sua corsa ha alzato, diciamo, il tallone verso la gamba di Okada, ecco, ed è caduto. Esatto. Qui si vede, esatto. Quindi vediamo se riusciamo proprio a cogliere, come dire, l'attimo. Però è certo che la posizione di Okada in questo senso, eccolo qua, forse in questo comunque momento, è comunque di ostacolo alla corsa, perché il giocatore infatti cade e certamente non simula, e quindi i giocatori e la panchina della Pistoiese. Contatto, Sandro, fra la gamba destra di Okada e la gamba destra del giocatore della Pistoiese. Sembra proprio così. Sì, allora così, che fallo volontario o fallo, diciamo, in qualche maniera non volontario, ma che ha determinato la caduta, onestamente una punizione lì credo se la potesse aspettare anche il Siena a suo svantaggio. L'arbitro ha pensato di no chiaramente il contropiede del Siena, il ribaltamento di fronte, è stato anche un po' aiutato dal fatto della poca tranquillità, certo, in quel momento della Pistoiese, che si è fermata quasi a protestare e non a indietreggiare con veemenza. Il Siena ne ha approfittato benissimo. Arriva il vantaggio del Siena, ci vediamo anche, appunto, come sottolineava Sandro, poi il doppio tocco sull'apertura di Gerli, il cross di Boateng e il doppio tocco, di fatto quasi doppio autogol. Qui c'è l'azione, appunto, di il tocco di Okada, che poi recupera il pallone, lo dà a Gerli, come vedete, la Pistoiese che protesta con soprattutto tutta la panchina. Qui Icardi e Boateng sono bravi a imbastire questa azione e andare, appunto, poi al doppio tocco su questo cross di Boateng, il doppio tocco dei difensori della Pistoiese, e arriverà il vantaggio del Siena, al di là del merito o del non merito, comunque il Siena era andato in vantaggio. Poi, Sandro, sul vantaggio, qui con l'uomo in più il Siena si fa recuperare. Dico si fa recuperare perché, al di là, e andiamo a vederci l'azione del calcio di rigore,
È chiaro che, faccio una premessa, io non sono così convinto di questo calcio di rigore, non dico perché sono di parte, ma c'è un problema di costruzione di questa azione. Allora, qui c'è il cross e D'Ambrosio che, allora, correggimi se sbaglio, ecco, si fa tagliare fuori. Allora, qui c'è un errore, secondo me abbastanza palese, di posizione di D'Ambrosio, che è dietro al suo marcatore Cappelluzzo. Guarda caso, questo Cappelluzzo, ci si ricorda tutti, è un ex, sì, come fu pericoloso e determinò il risultato dell'andata a Valiani, altro ex. Gli ex nel calcio difficilmente tradiscono il senso della vendetta, però qui francamente all'ultimo minuto di gara, recupero compreso, farsi trovare sufficientemente mal posizionati, poi oltretutto all'interno di un'area di rigore, dopo che era successo un qualche cosa che probabilmente era stato favorevole al Siena dal punto di vista arbitrale, la palla andava cercata di tenere fuori dall'area di rigore. Certo. Qui non vediamo completamente l'azione, la palla era precedentemente in possesso del Siena, leggermente prima del cross, e Sparacello, che era entrato da poco, ha cercato di controllare un pallone non riuscendoci, facendosi portare via la palla e dando la possibilità di effettuare questo cross che in qualche maniera doveva essere impedito, indipendentemente dall'errore poi di D'Ambrosio nella marcatura e nel tocco, forse un po' ingenuo, forse un po' anche, diciamo, esagerata la caduta, certo, dell'attaccante, ma in ogni caso, per chi ha visto calcio da sempre, era inevitabile che succedesse una cosa di questo genere. È la posizione, come dire, sbagliata di D'Ambrosio, perché se rivediamo a velocità, diciamo, rallentata, vedete che in realtà qui parte il cross. Andiamo proprio al momento in cui parte il cross per apprezzare, fra virgolette, la posizione, eccolo qua, di D'Ambrosio, che di fatto si fa tagliare fuori, lo vediamo in alto a destra nelle nostre immagini, eccolo qua, fermiamoci un attimo, vedete in alto a destra con Cappelluzzo che... Ma Cappelluzzo non aspetta altro lì che un contatto, certo, e lì qui c'è un attimo il contatto, lì è estremamente ingenuo, c'è un attimo il contatto perché ci si posiziona in un momento... Ma perché Cappelluzzo è stato bravo ad anticipare, esatto, come posizione verso la porta D'Ambrosio. Ecco, qui lo vediamo bene, vedete che qui in questo momento effettivamente c'è, come dire, un contatto, come ce ne sono mille in area di rigore, fra difensore e attaccante, ma il problema non è il contatto, ma è farsi trovare probabilmente in quella posizione da parte di D'Ambrosio. Poi, se andiamo avanti con le immagini, Cappelluzzo è in netto vantaggio, sente il tocco evidentemente di D'Ambrosio. Forse la palla non l'avrebbe nemmeno recuperata. Accentua un po', è chiaro che magari a velocità normale, sinceramente anch'io ho gridato ma questo non è calcio di rigore. No, però no, poi se vai a analizzare... Dopo quello che era successo, in questa situazione, se te pensi che l'arbitro non ti dia rigore contro, te vivi nella luna. Questo è il problema. Era matematico che in questo caso fosse rigore, perché l'arbitro ha certamente fatto due considerazioni anche sull'intervento e tutte le veementi proteste che da lui sono state correttamente sanzionate, perché l'arbitro è lui, certo, ma è ovvio che magari qualche ripensamento c'è, e se gli offre un'occasione di questo tipo, e ribadisco il concetto, l'errore, essendo oltretutto in 11 contro 10 e della pessima gestione del Siena del pallone negli ultimi 5-10 minuti, dove il Siena onestamente doveva tenere la palla più lontana dall'area, anche se ha avuto un'occasione proprio, mi pare, un minuto avanti l'azione quasi precedente con Boateng che è entrato bene in area di rigore e che è stato fermato da un'uscita molto coraggiosa del portiere della pistoiera. Resto su questa azione, perché poi se appunto andiamo avanti, è evidente, altrettanto evidente, la, come dire, caduta plateale di Cappelluzzo, che al momento in cui arriva il pallone, cioè questo momento, cade come fosse, come dire, fulminato sulla via di Damasco, questo non c'è dubbio. Quindi evidentemente, quando, se guardiamo solo l'ultimo
frame, diciamo, l'ultima immagine di questa azione, gridiamo al non calcio di rigore, perché vedete che D'Ambrosio ha le braccia larghe e Cappelluzzo cade come un, mi permetteranno i nostri telespettatori, come il classico sacco di patate. Però è evidente che un po' di tocco c'è, che l'attaccante si trova di fatto da ultimo uomo davanti a Confente, tra l'altro appunto D'Ambrosio viene anche ammonito, anche se andrebbe espulso, peraltro, questo forse è un altro errore, perché in questi casi va espulso, perché non è un contatto, come dire, è un contatto dalla cintura in su, perché evidentemente viene trattenuto secondo l'arbitro, quindi andrebbe anche espulso. Questo sì è un errore netto del direttore di gara. Quindi è chiaro che sicuramente l'attaccante accentua, quindi se guardiamo quest'ultima parte non è calcio di rigore, però la trattenuta avviene un pochettino prima, proprio quando parte appunto il traversone da sinistra, quando D'Ambrosio si fa trovare di fatto, eccolo qua, vedete il contatto al centro dell'area. Ringrazio la regia. Secondo me se non c'era il precedente dell'azione del Siena portata al gol, no, questo è un rigore diciamo un po' regalato, ci sarà stato un terzo di rigore, nemmeno mezzo rigore, c'è un contattino e credo che in altre situazioni si poteva anche ammonire il giocatore della Pistoiese per simulazione. Però siccome il calcio è sempre lo stesso, varre e non varre, situazioni e non situazioni, questo era normale che potesse succedere se il Siena consentiva all'ultimo momento di fare qualche cross pericoloso alla Pistoiese. Se è matematicamente successo, quindi ribadisco che la colpa più che dell'arbitro e della grande ingenuità dei giocatori senesi a non riuscire a portare a termine una partita che non dico che il Siena meritava, perché tutto sommato credo che un pareggio di per sé forse fosse più giusto. Il Siena non ha fatto certo una grande partita, ma siccome stavi 1-0 e una partita, il campionato dei tre punti, tra una vittoria e un pareggio c'è una differenza abissale, basta si guarderà poi la classifica, certo, e vedere cosa sarebbe successo se il Siena avesse vinto stasera. E è grande colpevolezza non aver saputo gestire in modo cattivo, cinico, determinato, ma non è la prima volta, è un campionato. Allora, questo perché ovviamente dovevamo analizzare per forza di cose gli episodi salienti di fatto di questa partita, però ci rivediamo le immagini, Sandro, poi andiamo anche ad ascoltare Alessandro dal canto. Che partita è stata, non tante emozioni fino a quel momento, poi insomma, come dire, si sono tutte concentrate in queste ultime parti. Direi partita sufficientemente bruttina, comunque con un Siena che ha avuto più controllo della palla rispetto alla Pistoiese, quindi qualche merito un po' più al Siena. Per quanto riguarda il Siena, ecco, un tiro pericoloso questo di Arrigoni che vediamo, ma del resto c'è stato anche da parte della Pistoiese un tiro molto pericoloso respinto da Confente e soprattutto un gol grande come una casa non realizzato da ti dico il nome, da Favale, davanti, eccolo qua, che è clamoroso, qui non c'entrare la porta. Quindi tutto sommato una partita che poi con quello che abbiamo visto, ecco, questa è un'altra recriminazione, questa qui è un gol di testa realizzato da Siena con Guidone, con presumibilmente un fischio arbitrale che è accaduto per fermare un'azione, diciamo, fallosa da parte di D'Ambrosio, che ha bloccato un difensore della Pistoiese sulla linea. Quindi un'altra problematica. Questa è un'altra problematica e non so se è da così, onestamente, ecco, falli di quel tipo secondo me se ne fischiano veramente pochi. Quindi molti errori. Cose... Allora, questo per completare il giudizio anche sul direttore di gara, che ovviamente è insufficiente per tutta una serie di errori uno dietro l'altro, al di là del rigore concesso alla Pistoiese. Dobbiamo fermarci, siamo andati veramente come treni su questa parte, ma c'era tanto da dire, piccolo spot e poi torniamo, c'è ancora tanto da ascoltare, state con noi.
Ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, insieme a Alessandro Bonelli stiamo analizzando la partita della Robur a Pistoia. Un attimo, torniamo sulla classifica, perché, come dire, lo abbiamo detto altre volte, aumenta un po' il rammarico tutto sommato, perché il Siena di fatto, come vediamo, è sempre lì, a 4 punti dal secondo posto, anche se Renate deve scendere in campo con la Carrarese, ha recuperato di fatto appunto sulla Carrarese, ha recuperato un punto sul Pontedera, il treno è sempre lì, il Siena presumibilmente, come dice D'Accanto, sgomiterà fino in fondo per questo secondo posto, però c'è, come dire, sempre la necessità di dover fare un salto di qualità che non arriva mai. Nel campionato dei tre punti c'è poco da fare, i pareggi servono a poco, magari per non aumentare quello che è il divario con le altre squadre, magari possono essere inseguitrici, ma te con un punto per partita purtroppo non rimonti le posizioni. Attenzione anche a un'altra cosa, perché il Siena avrebbe potuto avere 41 punti, ne ha invece 39, che sono comunque 3 punti dal Pontedera, ma l'Arezzo, che è nono, ha 36, e il Siena va a Arezzo fra 10 giorni. Quindi la classifica del Siena non solo è aperta per il secondo posto, ma è certo aperta anche per il nono, ma anche per il decimo, perché la Pistoiese è a 33, perché dietro l'Arezzo, se perdi ad Arezzo, l'Arezzo probabilmente ti raggiunge, e c'è la Pistoiese al decimo posto. Quindi come si vede, e poi se si guarda dall'altra parte della classifica, si vede che diciamo è un campionato che si sta veramente compattando. E anche con la Giana che ha fatto risultati importanti, ha superato la Pianese, quindi anche la zona che sembrava quasi scontata, play out, in realtà si è rimescolato tutto è in grande fermento, perché alla fine ha vinto, per Collezzese ha vinto, Gozzano ha vinto, Olbia ha vinto. Alla fine Ferrenate che ha 43 punti e l'Olbia che ha 22, in 20 punti ci sono tutte le squadre. Non è un inusuale, quindi attenzione perché c'è grande equilibrio. Dobbiamo però andare ad ascoltare quello che ha detto alla fine della partita Alessandro D'Accanto, lo ascoltiamo insieme. Ma non ho visto se l'episodio del rigore fosse rigore oppure no, non sto neanche là a perdermici. Non avremmo dovuto concedere comunque a Pistoiese l'opportunità di rimettere in piedi la partita, è la terza volta che succede dopo la Juve e l'Ecco, dove con l'Ecco come oggi eravamo addirittura in vantaggio con un uomo in più. Dimostriamo poche palle. Siccome ieri in conferenza stampa i giocatori l'ho difesi, ma oggi credo che sia stata, al di là del risultato finale che ci è sfuggito all'ultimo secondo, la peggiore partita sotto la mia gestione, e me ne prendo tutte le responsabilità, però noi dobbiamo capire che oggi quello che facciamo non basta più. Se vogliamo, siccome decantiamo a tutti che vogliamo fare un campionato di livello, questo non è il cammino per fare un campionato di livello. Alle volte una partita è meglio non perderla, piuttosto che rischiare di tentare di non vincere, piuttosto che rischiare di perderla, ma no, in questa maniera qua, oggi la squadra è stata buia, spenta, imprecisa, siamo stati brutti, ripeto, la peggiore prestazione che abbiamo fatto quest'anno, e abbiamo dimostrato per la terza volta incapacità negli ultime 5 partite, incapacità di portare a casa un risultato, anche quando non riusciamo a dominare l'avversario. All'andata spesso ci è successo il contrario, dove invece facciamo buone partite soprattutto in casa e non portavamo a casa il risultato per demeriti nostri. Oggi facciamo peggio, nel senso che in prestazioni opache andiamo in vantaggio e due volte con un uomo in più riusciamo a non portare a casa il risultato. Io dico che oggi noi è meglio che ci guardiamo a quelle che inseguono il playoff invece di guardare il secondo posto, perché stiamo facendo i danni. Squadra che nel complesso nei 90 minuti, al di là della prima occasione del secondo tempo che è stato un rimpallo e del tiro al volo di Gucci, mi sembra, non mi ricordo chi l'ha fatto, ha comunque fatto una partita più brillante della nostra. Nel computo totale dei 90 minuti si sarebbe meritata anche di vincere la partita. Oggi ne abbiamo fatto male, portiamo a casa un punto guadagnato, ne avremmo portati a casa 3 non meritati, però quando siamo al 93esimo non riusciamo a portare a casa un risultato così, secondo me è da manicomio.
Dicevo che Tommaso, che è quello con più ispirazione offensiva, toccava pochi palloni di qua, dopo è andato due volte alla conclusione, tutte e due incrociando dalla parte destra, ho tentato di metterlo in un pezzo di campo dove pensavo toccasse più palloni, ma al di là di quello non è questo il problema nostro. Noi è tutto l'anno che passiamo da 4 a 3, da 4 a 3, e oggi comunque abbiamo concesso tre occasioni gigantesche a Pistoiese, pure a 3, le abbiamo concesse dopo 20 minuti al Monza, domenica scorsa eravamo a 3. Noi ci dobbiamo dare la svegliata se vogliamo tentare di fare le cose fatte per bene, perché quello che facciamo non basta più. Questa non è una squadra che snobba le partite, questa è una squadra a cui manca un pezzo per vincere le partite, che è diverso. Facciamo che è tutta colpa dell'allenatore, non è un problema, tanto sono qua io e quando le robe non vanno bene pago io, però da qualche parte è inutile che io vi racconto che siamo una squadra che tenterà di arrivare seconda. Con questi che ci siamo visti oggi non ce la facciamo ad arrivare secondi. Ci sta che possiamo tentare di fare qualcosa di più, ci sta che è un momento di difficoltà, però ti ripeto, nel momento di difficoltà, ieri ho fatto l'esempio dei miei calciatori, che non è detto che una persona sia eccessa nel temperamento e non è facile metterglielo in quantità sufficiente, ma no, così è così. Noi tre volte abbiamo vinto le partite, una al 90esimo con la Juve, due minuti di recupero con un uomo in più, no, qua non c'entra niente l'aspetto temperamentale, qua vuol dire che ci manca un pezzo. Se noi non lo mettiamo sto pezzo qua, non concorriamo per nessuna posizione di rilievo, questo se vuoi te lo scrivo. Beh, mentre ci rivediamo le immagini della partita, Sandro, in realtà noi abbiamo anticipato quello che ha detto poi Alessandro Dal Canto, cioè al di là del rigore, non rigore, dell'episodio dubbio anche per il vantaggio del Siena, di tutto quello che volete, che comunque nel calcio conta perché poi sono gli episodi quelli che determinano un risultato, però c'è un problema, questa squadra si è fatta rimontare ancora nei minuti di recupero con l'uomo in più, è evidente che c'è un problema, io credo che l'allenatore debba strigliare molto la squadra, anche in maniera forse più dura di quello che ha fatto fino ad ora, evidentemente, anche se mi immagino che l'abbia fatto anche in passato, perché ovviamente credo che insomma, noi commentiamo le partite la domenica sera e non solo, Alessandro Dal Canto va al campo tutti i giorni, quindi evidentemente si occuperà anche di questo, però manca un pezzo a questa squadra, no? Per riprendere le parole di Dal Canto. Ma questa squadra non è una squadra fortissima, questa è una squadra che ha delle lacune evidenti sin dall'inizio del campionato, sin dalla costruzione della rosa, manca un finalizzatore importante e oltretutto ha degli esterni che non riescono in qualche maniera a elevare la qualità del proprio gioco. Stasera è stato utilizzato ancora Okada al posto di Lombardo, e Lombardo doveva essere un giocatore importante, invece in questo momento è ai margini, e quindi anche qui non si vede grandi miglioramenti. È stato fatto anche il cambio sui centrali, perché stasera ha giocato Romagnoli, anche se dei tre di difesa è lui che ha giocato sulla destra, lasciando il centro della difesa ad D'Ambrosio, che invece con Buschiazzo giocava lui a destra, sì, e Buschiazzo in mezzo. Ha giocato in tre la formazione in difesa, secondo me teoricamente è una cosa abbastanza giusta, bisognerebbe che tanto Cadda come Migliorelli fossero molto propositivi per i cinque di centrocampo. Non ricordo onestamente un cross ben effettuato né dall'uno né dall'altro, quindi siamo, diciamo, in qualche maniera stati in partita, perché il centrocampo formato da Gerli, Arrigoni e anche dal nuovo Bovo si è difeso, ha fatto una partita senza grandi lampi, ma certamente anche onesta, diciamo, così. Diciamo sì, appunto onesta. Cesarini si vede che deve ancora riprendere il ritmo importante della partita, è da molto tempo che non otteniamo gol da lui, che soprattutto in trasferta ci ha salvato diverse volte,
Guidones ha cercato in qualche modo di fare da perno e da boa, ma onestamente di palloni giocabili ne ha avuti abbastanza pochi. Devo dire che mi ha fatto una buona impressione Boateng, perché ha dimostrato un passo veloce, ha puntato l'uomo e come nell'azione del gol, che in qualche maniera è stata una fortunosa carambola, ma in ogni caso è stato determinato dalla sua iniziativa, e poi c'è da dire poco. Ecco, essenzialmente gli manca questa squadra, questa cattiveria, che spesso e volentieri si sente dire, questo cinismo, questa voglia di poter, e questo è una cosa dove l'allenatore secondo me non si può sentire esente dalle critiche, perché io sono d'accordo con te, sono d'accordo anche con quello che ha detto Dal Canto alla fine della partita, si è anche preso le sue responsabilità. Assolutamente, ma Dal Canto ha fatto, devo dire, un'analisi della situazione perfetta, ma se vuoi, dal leader della squadra, anche un po' troppo pessimistica, anche se realistica. Però credo che sia in questo senso, e poi andiamo ad ascoltarci anche quello che ha detto Icardi alla fine della partita, credo che l'abbia fatto, come dire, per scuotere la squadra. Io ho questa impressione. È probabile. Ragazzi, è probabile. Così non ci arriviamo, dobbiamo fare. È probabile, e spero che in qualche modo, da questo punto di vista, questo meccanismo sia lui a trovarlo. Non può pensare che siano i giocatori da sé a trovarlo. Anche perché poi sabato c'è una partita quasi decisiva a questo punto per quella classifica. Allora, però andiamo con ordine, ascoltiamoci quello che ha detto Icardi al termine della partita e poi torniamo in studio. Dobbiamo ancora parlare della Pianese. Andiamo con Icardi. Diciamo che dovevamo portare a casa i tre punti, era importante per il percorso, e poi per come è finita la partita, ha preso con l'ultimo minuto praticamente, quindi diciamo che speravo molto meglio, ma comunque abbiamo tenuto il campo, abbiamo tenuto la partita, e contro una squadra, comunque una buonissima squadra, l'ho visto Iese, e sì, magari negli ultimi 15 metri ci è mancato in un paio di occasioni, diciamo, l'ultimo tocco per arrivare a infastidire ancora di più, però comunque abbiamo tenuto la partita, il campo, fino al 94esimo, quindi c'è veramente tanto rammarico, ecco. Ma comunque mi hanno detto di stare un po' più dentro al campo, di cercare di rimanere dentro per infastidirli con inserimenti centrali, di fare dare un po' di superiorità in fase offensiva, cercare di stare dentro, così i nostri esterni devono avere più spazio sulla fascia, e l'abbiamo fatto bene, perché comunque siamo riusciti a bucarli parecchie volte, insomma, negli ultimi 20 minuti, mezz'ora. L'opinione di Icardi, non è andata benissimo nemmeno alla Pianese, perché sull'1-0 contro il Gozzano, per rigore di Momentè, tantissime polemiche e un Renato Vagaggini, direttore generale della Pianese, durissimo. Lo ascoltiamo insieme. Non c'è niente da dire, credo l'avete visto tutti, l'ha visto, lo vedranno qua la televisione, ma è una società come la nostra, sana, che fa sacrifici, vedere questi personaggi abitare è una cosa scandalosa, vergognosa, l'ha combinate tutte, di tutte, ce l'aveva, è un albanese, ma credo sia anche razzista, perché ai nostri due ragazzi di colore non gli ha mai permesso di giocare, l'ha anche offesi, l'ha fatte di tutte, fischiava via un cieco, se fischiava a caso era meglio, però lui non era cieco, era prevenuto, una persona prevenuta, ha fatto anche dei casini in altri campi di Serie D anche quando con noi. Io non credo che noi si sia una società che si merita questo, poi finiremo il campionato perché è giusto così, ma questi signori e la terza, la quarta partita ce le combinano nere, ora basta.
intervenga la Lega oppure qualche cosa noi dovremo fare, perché noi essere qui, essere presi per il culo, non mi sta bene. Facciamo sacrifici, io non ce l'ho né col Gozzano né con nessuno, ce l'ho con l'arbitraggio, lo potete vedere, credo non ci sia neanche un tifoso del Gozzano che possa dire l'opposto di quello che dico io, del Gozzano, va bene? Non c'è altro da dire, mi spiace perché i ragazzi si impegnano tutta la settimana buttato fuori dalla panchina. Io credo che questa sia una cosa, boh, non dico studiata al tavolino, ma poi ci manca. Parole durissime quelle del direttore generale della Pianese, Renato Vagaggini, di cui ovviamente il dirigente si assumerà e si assume, come giusto che sia, tutte le proprie responsabilità, perché sono state veramente parole durissime nei confronti del direttore di gara Edward Pasciuco di Albano Laziale, quindi io presumo che si arriverà anche a un deferimento per queste parole, e parole potrebbe un po' pesanti, pesanti, molto pesanti. Pesanti, perché poi oltretutto io credo che l'amarezza di una sconfitta, indipendentemente che i torti ci saranno sicuramente stati ed evidentissimi, perché un'esternazione di questo tipo lo si fa solamente se effettivamente, certo, ci sono dei torti subiti importanti, però bisogna un pochino sapersi moderare, perché altrimenti forse non si fa proprio l'interesse del proprio sodalizio. Ecco, anche l'allenatore Marco Masi lo ascoltiamo, perché è andato duro anche il tecnico della Pianese. La Pianese lamenta troppi errori arbitrali nelle ultime tre uscite almeno. Marco Masi. Io tanti anni che faccio calcio, oggi in realtà di 14 anni che faccio calcio vero, e oggi mi vergogno di far parte di questo sistema, tanto qua è stato già deciso che una società come la Pianese deve retrocedere, e tre domeniche che sono decisioni arbitrali cervellotiche. Non voglio, io posso essere mandato anche a casa dalla società perché non ci sono i risultati, quindi questo fa parte del gioco e lo accetterei, perché nessuno è in debito con me. Però queste cose non vanno bene, non vanno bene. È tre domeniche che siamo tartassati, letteralmente tartassati. Oggi siamo venuti qua, un arbitraggio totalmente contro tutta la partita, a parte che io credo che sia più incapacità, spero che sia incapacità, perché sennò veramente ci sarebbe da preoccuparci. Se il sistema calcio è questo, è gestito da queste persone, c'è veramente da preoccuparsi. Mister, io da cronista che segue la squadra avversaria e che ha rivisto gli episodi, vi dico che un rigore era netto, il primo. Senta, lasciamo perdere, cioè, questo, anche dal campo era netta la sensazione che era rigore, sì, ma non si può, cioè, venire qua e avere un arbitraggio del genere. Incompetente, spero per il calcio. Sì, volevo completarle apposta la domanda. A me è sembrato dall'esterno che l'arbitro si sia indispettito e abbia in effetti avuto una non so se per le proteste o per proteste? Cosa non si devono protestare, cioè dopo tutto quello che ha fatto non possiamo protestare. Comunque volevo dire che la mia sensazione è che la condotta dell'arbitro sia stata influenzata e vi abbia danneggiato anche nella allora è ancora peggio, perché l'arbitro deve essere sopra queste cose qua. Allora è ancora peggio. Allora è incapace e incompetente, quindi è ancora più grave la cosa, perché se lui si è indispettito allora ci fischia contro, la cosa è molto grave, è il segno che lo fa apposta, quindi non va bene, io ripeto, io sono il primo responsabile, non abbiamo risultati, io posso anche andare a casa, però non accetto queste cose qua, io ci rimetto il mio posto di lavoro, questa gente qui viene a passare la domenica a fare che fare cosa? Io non è che chiedo chissà cosa, chiedo una condotta ordinata e leale. Oggi non abbiamo visto niente di tutto questo. Se poi voi da tifosi e giornalisti tifosi di qua la vedete in un'altra maniera, mi dispiace per voi. Io credo che la partita sia stata influenzata da più episodi.
da più episodi, non da uno solo, è stata intervistata da più episodi. Quindi se poi lui ci ha innervosito, mi sembra anche normale, dopo una condotta del genere, nemmeno innervosirci, capito? Cosa bisogna fare? Abbassare sempre i pantaloni? Noi da tre domeniche in questa storia, ora basta. Qui c'è una società che ci mette soldi, piccola, ma ci mette soldi. È regolare, spende più del dovuto perché deve giocare, e poi veniamo a giocare in un campo come questo, e nel nostro campo non possiamo giocare? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di calcio? O di un sistema che non funziona? Secondo me è un sistema che non funziona. E me ne rammarico, perché faccio parte di questo mondo da 40 anni. Me ne rammarico. Beh, durissimo anche Marco Masi, ci rivediamo un attimo davvero la classifica, perché insomma la situazione anche per la Penese non è semplice, in vista poi delle prossime partite. Sandro, per chiudere, ingarbugliata la situazione da Renate in giù, oserei dire, no? Cioè, per quanto riguarda il secondo posto ai playoff, per quanto riguarda i playout, perché si sta ricucendo anche lo strappo che c'era prima fra, diciamo, le ultime quattro e le altre che potevano ambire addirittura ai playout. Vedete che insomma Provercelli, Lecco, Giana sono tutte, allora, lì. Provercelli è 31, un pochino meglio, messa meglio. Lecco chiaramente che aveva ripreso molto bene, ora ha avuto un paio di battute d'arresto ed ecco che le altre stanno ritornando su di lui. Da considerare che, se non vado errato, Alessandro, per quanto riguarda la retrocessione e play out, sono coinvolte le ultime 5 squadre. Esatto, nel senso, sì, l'ultima retrocede, le altre 4, esatto, faranno, sì, i play out. Se non c'è il meccanismo delle differenze punti, insomma è abbastanza complicato. Però, sì, però di fatto in sostanza questa è la situazione. Oggi, se finisse il campionato, mi pare che Giana, Pianese, Percolettese e Gozzano farebbero i play out e l'Olbia sarebbe retrocesso, o il Gozzano retrocesso, non so, tra le due squadre a pari punti. In questo momento sarebbe retrocesso il Gozzano, mentre Giana, Pianese, Percolettese e Olbia, esatto, farebbero in questo momento farebbero i play-out. Allora, io credo, indipendentemente da quello che è il normale risentimento alla fine di una partita andata veramente male in uno scontro diretto, io siccome la compagine di Piancastagnaio è una compagine che c'è estremamente simpatica, è della provincia di, certo, Siena, e a me farebbe piacere che potesse riconfermare anche per il prossimo anno la sua presenza in Serie C, credo che i punti a disposizione ce ne sono ancora, visto che manca alla fine del campionato ancora 12 partite, ci sono 36 punti in palio. Può succedere di tutto, davvero. Assolutamente sì, e soprattutto cercare di giocare con animo tranquillo e sereno, perché ho dei dubbi che certe esternazioni, per quanto concepibilissimi, poi portino veramente positività a tutto tondo, al proprio mulino. Vediamoci il prossimo turno per chiudere davvero, siamo un po' lunghi questa sera, ma insomma c'era davvero tantissima carne al fuoco, ahimè, anche per le polemiche arbitrali, sia per quanto riguarda la partita di Grosseto, la partita fra Gozzano e Pianese, e la partita del Siena Pistoia. Carrarese Gozzano si giocherà sabato 22 alle ore 15, Renate Pergolettese, lo stesso orario, alle 17.30 sempre sabato Monza Arezzo, Robulziana Albino Leffe, 20.45 all'Artemio Franchi di Siena, domenica Pontedera Alessandria alle 15, Juventus Pianese, Olbia Pistoiese, Giana Como alle 17.30, Lecco Propatria alle 17.30, Provercelli Novara giocheranno in posticipo lunedì alle 20.45. Ci sarebbe tanto da dire anche su questo turno, ovviamente la Robur Sandro con l'Albino Leffe di fatto è uno scontro diretto per la classifica che abbiamo visto, sì, telegrafico, che dobbiamo chiudere. L'Albino Leffe è un punto dal Siena, è una squadra decisamente in salute, oggi ha vinto la sua partita battendo il Novara, sarà uno scontro veramente importante, credo che però queste prossime
quattro partite del Siena siano veramente decisive. Da qui alla fine del campionato noi abbiamo degli scontri non difficilissimi sulla carta, perché dopo la partita contro l'Albino Leffe ci sarà la trasferta ad Arezzo, quella è molto motivante. Poi Bergolettese in casa, Pianese. Esatto, Bergolettese e Pianese sono della parte bassa della classifica, sono quattro partite, due in casa e due fuori, e a quel punto però credo, diventano decisive, sono d'accordo con te. Credo che i giocatori del Siena, così come i giocatori della Pianese, lo stanno dimostrando anche queste piccole squadre, diciamo, o le squadre della zona bassa della classifica, che stanno facendo imprese importanti. Vediamo quello che è successo anche a Monza oggi. Non abbiamo avuto il tempo di parlarne contro la Juventus, perché è arrivata la seconda sconfitta under 23 con la sconfitta del Monza. Dobbiamo chiudere, davvero siamo in ritardissimo. Un'unica cosa. E quella io francamente dal punto di vista dell'economia del campionato della Pianese non l'ho francamente capita, essendo forse un po' a distanza dalla società. La vendita di un giocatore importante che segnava essenzialmente lui, Momentè, e guarda oggi Momentè nel Gozzano ha segnato la legge dell'ex, come è stata la legge dell'ex a Monza, dove la Juventus Under 23 ha segnato due gol con Marchi, che fino a gennaio giocava proprio nelle file dei Brianzoli. Domenica Sportsera si chiude qui. Grazie Alessandro Bonelli per essere stato con noi, grazie alla regia che così pazientemente ci ha supportato fino a ora tarda rispetto al solito, grazie alla redazione sportiva, grazie a tutti voi. Domani appuntamento con Si fa per Sport, parleremo di Quidditch, quindi questa attività particolare. Domenica Sportsera invece torna domenica prossima. Grazie a tutti, buona serata naturalmente sempre su Radio Siena TV.